Signore e signori, ben trovati, appuntamento dedicato alla filatelia questa sera con Bolaffe, dal 1890 una grande realtà del collezionismo filatelico, numismatico, ma non soltanto. Salutiamo il nostro Paolo alla telecamera, salutiamo Enrico in regia, Cristina è il nostro centralino, pronti a servirvi. I numeri che vedete in sovraimpressione, il 346 finale per le vostre chiamate in diretta, per parlare direttamente con noi. Oppure messaggi, sms o whatsapp, vedete il, lo 090 quindi finale. Quindi potete sempre eh, comunicare con noi anche non soltanto le vostre conferme e valutazioni, ma anche le diverse richieste che potete avere eh, da proiettare su trasmissioni future. Serata ricca questa sera, molto anche con eh, alcuni top lot che eh, insieme andremo a valutare, ma anche con alcune serie o mancoliste così chiamate, serie, virgola. Anzi, slash bancoliste, perché sono due cose poi mh, simili o differenti, dipende da cosa andremo a trattare, pressoché inedite. Quindi andremo ad accontentare anche quel pubblico, che ringrazio, a cui va veramente il mio segno di affetto perché eh, non si perdono la trasmissione filatelica del martedì né tantomeno il giovedì, cioè questa sera in diretta, e seguono anche la numismatica. Quindi ci fa un immenso piacere che ci sia una continuità ormai in trasmissioni che segnano quasi, tutta, eh, quasi tutte le nostre serate. Tra, poi, tra poco andremo a vedere un po' le diverse eh, proposte della sera, ma prima dobbiamo dare un importante annuncio, lo stiamo già dando da alcuni giorni eh, e lo daremo con certa frequenza anche questa sera, perché lunedì 20 e martedì 21 eh, avremo un'occasione nel pomeriggio di mostrarvi eh, gli importanti, le importanti possibilità di regalo. Eh, da scegliere e da far giungere per tempo eh, a casa vostra. Quindi potrete scegliere dei Regali Bolaffi, ovviamente apprezzo molto contenuto, eh, gli diremo proprio con una grande possibilità del Natale su due nostre trasmissioni del lunedì e del martedì pomeriggio. Ma diamo proprio questo annuncio: è seduto cambierà il mio look perché è una registrata, l'abbiamo preparata apposta ovviamente per darvi informazioni in tal senso. Vediamo questo importante appuntamento. Questi sono i nostri regali di Natale, li mettiamo sotto l'albero. Lorenzo, però anche per il nostro pubblico, un Pensi, buon Natale. Pensiamo anche a voi, pensiamo al nostro pubblico, grandi appuntamenti Massimiliano. Assolutamente, maratona dedicata al Natale. Quest'anno i regali di Natale, sceglieteli da noi. Lunedì 20 novembre dalle 18 alle 21 e martedì 21 novembre dalle ore 17 alle 20 vi offriremo delle imperdibili opportunità per regalarvi o regalare quei doni preziosi che rendono il Natale un'occasione particolare. Vi aspettiamo. Non mancate. Bene signori, allora non mancate, eh, vi aspettiamo numerosi, noi saremo in eh, veramente più di mille, no, più di mille no, ma saremo pronti a rispondere a tutte le vostre telefonate perché esperienza eh, Docet molte volte eh, ci avete chiesto questa, questa possibilità, eh, l'abbiamo cadenzata sotto le feste anche l'anno scorso, ad esempio, eh, e quindi... Eh, c'è una grande, grande attenzione da parte del pubblico segnatevelo proprio in agenda tra l'altro questa tempistica che non è esattamente sotto Natale ma ci permette di partire un attimo prima vi può garantire, vi garantisce assolutamente il fatto che possiate ricevere a casa vostra in spedizione o in altre forme a voi più, da voi preferite è proprio ciò che andrete a scegliere quindi arriverà tutto in tempo eh, sia la filatelia che la numismatica basta che farete trovare non so un fiocco come Amo spesso dire un fiocco, un biglietto di auguri e noi vi diamo anche i cofanetti, quelle che sono diverse confezioni ideali, per poter fare, preparare già un regalo che rimane chiaramente nel tempo molto molto apprezzato. Allora, andiamo a vedere invece questa sera, pensiamo oggi, perché mh, qualcuno forse ha intravisto dietro il monitor che mi accompagnava mentre ero seduto sul nostro sgabellone di studio, eh, un volo, riguarda il volo riguarda i primati, de, grandi primati che impegnarono ehm, alla massima possibilità sia gli uomini, sia l'uomo o gli uomini, perché l'equipaggio fu composto anche da due persone, e, mh, per gli Stati Uniti, americani, eh, grande Fawcett e con la corrispondenza la Guste Viaggiate, numerazione contenutissima alla destra del vostro schermo. A sinistra e manteniamo questa distanza che va bene così, caro Paolo, eh, vedremo un protagonista, signori, perché abbiamo questa sera... Una, eh, un penny black non timbrato, non annullato. Eh. Siamo nell'aria record questa sera, record in questo periodo, in queste, in queste settimane, eh, in grande attenzione nel mondo del collezionismo e quindi volevamo e vogliamo portarvi, mh, come giustamente merita il nostro pubblico, come giustamente il nostro pubblico, anche i top lot della Filatelia. Il penny black a sinistra, adesso chiaramente non così visibile vista la distanza, avremo modo poi di poterlo apprezzare e segnalare per chi eh, volesse eh, fare un passo degno dell'altissimo collezionismo. Ma, ma poi abbiamo anche possibilità di alto collezionismo. Per quanto concerne invece le proposte che andiamo a vedere, parleremo di Egeo. E quindi ehm, con la proposta legata a Egeo, intanto io saluto due gentili telespettatori che ho avuto occasione di eh, incontrare questa, questa mattina un po' velocemente, perché eravamo tutti impegnati nel negozio di Torino, mi fa. Immenso piacere se non vado adorato la signora Giulia e il marito, però la bella testimonianza, se sono all'ascolto che saluto, chiedo scusa, credo di aver percepito appunto questo nome, spero sia giusto, ma tanto si ricorderanno, eh, gli ho consegnato un francobollo, in cambio però seguite tutte e tre ore stasera, quindi sono convinto che saranno di parola. Eh, è molto bello perché eh, la collezionista, l'appassionata... Per stessa missione del marito è la moglie, quindi il marito a seconda accompagna volentieri, eh, ma è proprio la moglie che ha una, ha una mancolista splendida Vedevo che proprio avevo perfetta attenzione su quello che potevano essere i pezzi eh, di loro gradimento o di sua scelta. Bene, un carissimo saluto. Torniamo a vedere, abbiamo visto, ecco, abbiamo visto ehm, Egeo, eh, la serie dedicata. Ecco la rivediamo ancora un attimo così. Eh, potete subito magari richiederla, la serie è quella dedicata a Sant'Antonio. I sette valori ehm, chiaramente non linguellati. In questo caso sarà poi la proposta numero 13. Ma ti posso chiedere due, un'immagine che riguardi tutti e due questi Francobolli, cioè anziché uno singolo, mi fai vedere tutti e due perché. Abbiamo parlato di RSI, Repubblica Sociale Italiana, chiedo scusa se vedete un codice a barre tra un francobollo e l'altro, ma nulla di male, poi andremo a inquadrarli singolarmente, ma RSI ci permette di integrare questa sera quella, quella collezione, un certo numero di valori, tutte le pagine dell'album dedicate e l'album stesso dedicate appunto alla Repubblica Sociale Italiana. Mancavano, mancano alcuni valori nella collezione che abbiamo finora proposta. Finalmente riusciamo a mostrarne due. Lo vediamo proprio. Uno è il 2,50 lire 250 arancio, e l'altro invece eh, è quello il 50 lire viola, chiamato Verona. È eh, proprio perché ci sono delle città che accompagnano, non tanto lo sfondo, ma proprio il, eh, il, la, la realizzazione, o meglio la riferimento meglio del eh, del francobollo quindi li stiamo vedendo e eh, tra breve li potremo valutare poi abbiamo qua alle mie eh, di fronte a me ma non di fronte a voi eh, la coroncina bellissima abbiamo i k2 signori questa sera È veramente una trasmissione da primati abbiamo gli alti valori eh, ancora ottocenteschi e la seconda emissione abbiamo i geo per quanto concerne i trittici di Italo Balbo. E poi andiamo a vedere sull'altro lato, qui adesso possiamo nuovamente visitare lo spazio della nostra presentazione, con dedicato alla Repubblica, ce la chiedete frequentemente la Repubblica, non è così facile nei primi anni trovare la qualità che chiede Bolaffi, cioè che chiediamo noi, la qualità giusta e chiaramente lo stato di conservazione. Di conseguenza, ma soprattutto non annullato nelle condizioni. Nuovo. La bella serie del 48, il centenario del risorgimento italiano, si propone proprio per la Repubblica con questi 13 valori: l'espresso sarà quello dedicato ai moti di Napoli. Quindi affianchiamo un attimo, lo vediamo accanto, in basso, ed è il centenario sempre del risorgimento italiano che viene celebrato la Repubblica nel 1948. Molto bene. Poi un passo ancora oltre eh, con la bella serie Garibaldi, partiremo proprio da questo per quanto concerne l'Italia, non ve le sto mostrando tutte, eh. un pochino di suspense ci vuole, parleremo dei fogli San Marino, parleremo, attenzione. Quindi anteprima assoluta, anteprima assoluta anche per il Vaticano Giovanni Paolo II, i fogli di Giovanni Paolo II, e poi le Isole Ioni con le missioni generali di cui non abbiamo ancora dato mai voce, eh? e li vedremo anche in questo caso. Altro andremo a inserire nello spazio della nostra trasmissione, quindi ci seguano, spero che abbiate piacere nel poterci seguire e nel poter scegliere questa sera. Allora, cominciamo proprio per gli onori prima del Risorgimento. Perché questa bella serie andiamo a vedere chi in realtà il Risorgimento l'ha guidato, l'ha cavalcato, non nel senso di opportunismo, l'ha compiuto, mettiamo così: l'ha compiuto, perché fra il 48 e l'Unità d'Italia passano un po' di anni chiaramente, ma di mezzo c'è eh, Giuseppe Garibaldi. E allora è una commemorativa. La prima commemorativa riguarda quattro valori che abbiamo presentato eh, alcune settimane fa, ma nello stesso tempo dobbiamo ricordare che eh, ci sarà una commemorativa lunga che celebrerà i 50 anni eh, della morte di Giuseppe Garibaldi, celebratissima, avrà un percorso interessante anche nelle sovrastampe delle colonie vado un pochino in sintesi chiedo scusa ai nuovi telespettatori o a chi per la prima volta si accosta alle filatelia ma andremo a chiarire poi tutti questi argomenti man mano che daremo presentazione e Giuseppe Garibaldi si mostra proprio per questa, con questa emissione dell'aprile del 1932 proprio il cinquantesimo anniversario della morte di Garibaldi la serie viene messa il 6 aprile andiamo a vederla tutta sono ben 17 valori. Abbiamo avuto occasione non recentissimamente di mostrare sovrastampa per quanto concerne le colonie, questa è totalmente Italia, non è sovrastampata, non ha timbri di annullo, non ha tracce di linguella sul retro, sulla gomma del francobollo, quindi nel retro piano non c'è bisogno di correre, quindi del retro della. li vediamo meglio perché visto che c'è stato uno scorrimento veloce ah, okay, eh, della telecamera. Quindi non vorrei che il nostro pubblico avesse perso qualche immagine, eh, torneremo a rivederli tra breve. Uno per uno per apprezzarne anche la qualità. E allora con eh, i 17 valori che vi indico immediatamente al 60% di qualità. 60% di qualità e con la richiesta, attenzione, di 485 euro. 485 euro per tutti e 17 i valori. Le immagini numero 4, perfetto. Le immagini che stiamo vedendo, scusate ma credo la telecamera abbia un po' di vibrazione, eh, quindi se possiamo mh, controllarla meglio perché c'è un po' di, di vibrazione, mi sembra, nel momento in cui si sposta la telecamera. Allora, l'importante e eh, la possibilità che stiamo vedendo è proprio fortemente legata a queste vignette che vanno a rappresentare diverse scene mh, che troviamo proprio sulle immagini. Eh, dedicate a Garibaldi, quindi la morte di Anita ad esempio in questo caso, sei un po' veloce Paolo, rallenta leggermente quando sei sul francobollo perché sennò no non riescono da casa a vedere la ricchezza dell'immagine oppure la vedremo successivamente, però sono immagini, vedi, molto ricche, veri e propri quadri d'epoca e quindi è giusto un attimino poter mantenere e scoprire al di là dei valori i 50 centesimi, al di là di quello che è il senso compiuto della... Eh, della celebrazione di Garibaldi è anche quello che può essere e rammentare e ricordare il famoso eroe dei due mondi e eh, quindi lo, eh, andiamo la casa Natia poi il, i diversi Caprera certamente lo scoglio di quarto eh, abbiamo in tutto 10 eh, francobolli di posta ordinaria 5 per il servizio aereo e 2 aeroespressi e quindi L'eroe dei due mondi, la casa di Nizza, l'incontro di Teano con Vittorio Emanuele II, la battaglia di Calatafimi, la morte della moglie Anita che abbiamo visto, la tomba Caprera, lo scoglio di Quarto a Genova eh, da cui partirono i Mille. E eh. in più in basso, eccoli qua, questi molto importanti, perché dedicati. Alla posta aerea espresso, quindi vedete 4,50 più 1,50, tenere questi francobolli da parte degli anni 30, signori, nel 32, senza utilizzarli, significava un piccolo piccolo investimento da non spendere eh, e da mantenere inalterato. Questa è celebratissima, e quindi abbiamo visto: ritroveremo ancora altro francobollo in orizzontale, sempre di posta aerea con eh, l'effigie importante di eh, i due aereo espressi. Eh, novità assoluta, il soggetto è la statua di Garibaldi e di Anita che incorniciano un aereo in volo. Eh, questo stiamo effettivamente vedendo. Allora, proposta che ricordiamo immediata è quella di 485 euro. Qui la chiamata e la disponibilità è di una soltanto, una sola chiamata. Il primo che arriva avrà modo e possibilità di apprezzarla. Siamo nella grande collezione del Regno d'Italia, eh, grande collezione del Regno d'Italia, perché la collezione del Regno d'Italia va a toccare ovviamente anche l'ambito delle colonie. Ma volendo parlare specificamente, restringendo un po' il campo. Stringendosi fa per dire, ci manteniamo fortemente orientati su quello che sono le emissioni per l'Italia, quindi non sovrastampate, non emissioni generali per le colonie, ma proprio dedicate specificamente all'Italia. Adesso vado a mostrarvi due, questo è, probabilmente sarà un po' più facile per il nostro pubblico che, ehm, che ha già RSI. Vediamo chi ha l'ascolto già possiede RSI, magari l'ha confermata recentemente aspetta di poterla ricevere, attenzione, aumenti già le porte. Diciamo che RSI con Repubblica Sociale Italiana, quindi siamo i 43-44, ci porta eh, verso una realtà fatta di non voglio dire promozione, ma è stato veramente un prezzo di entrata per offrirlo al nostro pubblico. Avete la prima e la seconda serie? Probabilmente sarà più facile andare ad acquisirla se già l'avete scelta magari martedì o settimana scorsa. Andiamo a vedere questi due, uno per uno, caro Paolo. In parti pure da quello che vuoi, dove sei meglio orientato, così possiamo dare subito la chance di, eh, di scelta. Eccolo qua. Il volto, il profilo di Vittorio Emanuele III viene sovrastampato. Venne sovrastampato da un fascio littorio di colore rosso. Il rosso e il nero cambiava in base ovviamente allo sfondo del francobollo per renderlo più leggibile e in questo caso. Abbiamo la Repubblica Sociale Italiana di 1944 come anno, GNR, cioè Guardia Nazionale Repubblicana, 50 lire viola, il 50 lire di Verona così definito. La proposta è la numero 7, sempre non linguellato, e attenzione a 325 euro. Non è ovviamente parte della prima e seconda che vi abbiamo dato, quindi entra come mancolista. È un francobollo che entra eh, tra le pagine se, ripeto, qui si va un pochino più su, a privilegiare chi è già entrato su questa scelta. Dovete magari ancora riceverla perché l'avete confermata due giorni fa la prima e la seconda parte, nessun problema. Eh, aggiungeremo anche questo, lo valuterete a casa vostra senza alcun impegno. Lo valetterete a casa vostra senza alcun impegno e di conseguenza potrete decidere l'acquisto o meno. E già cominciamo a parlare anche di giusta levatura, eh? di giusta importanza, perché ci troviamo davanti a questa. appunto, di 325 euro, ricordando un momento storico così saliente, così particolare, che. Eh, ha una forte attrazione eh, nel collezionismo, ha una forte attenzione nel collezionismo. Questa è quindi eh, la prima chance che andiamo a offrire. Io sono un po', eh, non sto tanto nella pelle da riuscire a mostrarveli tutti, il prima possibile, ovviamente ci vogliono dei tempi, e delle tempistiche per osservarlo, eh, ma la qualità Bolaffi, l'apprezzamento di quello che andiamo a offrire è proprio uno specifico di quanto vogliamo segnalarvi di quanto vogliamo esattamente indicarvi arriveremo anche ad Egeo ci mancherebbe un attimo di pazienza lo faccio, lo, ringrazio. lo vedremo subito dopo le serie di Egeo intanto mi chiedevano eh, allora Paolo un attimo solo per Garibaldi al momento è ancora disponibile mi chiedevano di vedere il certificato di qualità queste sono le scelte che non si trovano, queste sono le scelte, o meglio, questi sono i documenti che difficilmente accompagnano in tante altre realtà filateliche, parlo di tale completezza, non mi permetto di parlare di autenticità, ma di tale completezza questa scelta. Questi sono i certificati che permettono e creano quella differenza, i tre valori più rari sono qua rappresentati riguarda ovviamente la serie Garibaldi riguarda ciò che abbiamo offerto finora intanto facciamo anche un saluto a Erika che è stata parte fondamentale nella nostra eh, nella, nella scelta di oggi grazie anche ai telespettatori che sono, eh, ci stanno portando i saluti e vediamo quindi questa questa possibilità legata proprio alla Garibaldi andiamo caro Paolo al secondo RSI L'altra proposta RSI che abbiamo segnalato ma non abbiamo ancora ben visto, lo facciamo vedere adesso ed è un, eh, un espresso sovrastampa non significa annullo perché ha viaggiato e è stato staccato dalla busta. Sovrastampa significa prendere le giacenze del, del regno dopo che ci fu l'armistizio e dire no un attimo il re si è reso letteralmente. Eh, ma noi, eh, secondo ovviamente alcune, alcune forme di pensiero, eh, non sto dicendo sia esatto il termine, sovrastampiamo la nuova Repubblica, la Repubblica Sociale Italiana, la continuità di ciò che, eh, ovviamente, geograficamente è ridotto perché si parlava di, del nord Italia, eh, e sovrastampiamo con RSI, oppure GNR, Guardia Nazionale Repubblicana, Guardia Voluta proprio fondamentalmente come una importante e vigile realtà sul territorio dell'RSI. Quindi a essa dedicato viene stovastampato Guardia Nazionale Repubblicana. Allora, eh, vediamolo questo francobollo. Sì, sì, assolutamente, andiamo a vederlo. Anche per lui, 325 euro l'Espresso RSI, 2,50 lire arancio, sempre non linguellato. 1943. Eh, ricordiamo: i due anni sono i 43 e il 44 1943, sempre 325 euro anche per questo. È chiaro, signori, che non ho come quante chiamate, ma mi arrivino adesso e mi arrivino prima degli aumenti che già possiamo segnalarvi. Quindi attenzione: 325 euro ciascuno. Chiaramente l'idea migliore sarebbe 6,50 tutti e due. e Entriamo già attenzione su due francobolli di particolare, eh, su due valori di particolare importanza dell'ambito dell'RSI. Dell Il numero, scusa, sì, te l'ho dato, è vero, sì, adesso sta passando un decreto, quindi non possiamo rimetterlo perché c'è sovrapposizione nelle nostre linee e, eh, però lo ricordiamo: 325 proposta numero 6, 6 e 7 è a mio avviso eh, la condizione ideale, la scelta ideale da poter, eh, per poter scegliere e portare avanti questa realtà. Bene, andiamo adesso ai Geo come indicato perché vi faccio vedere delle chicche come suol dire. Eh, eh, Tieniamo un attimo il francobollo ancora? No, va bene, uguale, tanto si tratta solo di, eh, di collocare in posizione migliore per chi osserva. La, ehm, ciò che andremo a presentare. Se puoi, Enrico, gentilmente alternarlo un attimo con il viola, quello verona, il numero 7, così eh, vedono le due possibilità. Attenzione, è comparso una scritta in alto che non c'entra molto. Eh, no, però va bene, eh, ci, legge, ci leggono nel futuro con quella scritta in alto e eh, ci proiettiamo avanti verso il verso il prossimo che si porta già avanti va bene beccato eh? però beccato è stato un attimo l'ho visto allora eh, andiamo a vedere guarda che bellezza per chi colleziona Egeo signori qualcosa che non è dato non è normale avere è una serie bellissima e quella che riguarda allora Aspetta, andiamo a metterla in posizione migliore in assoluto per poterla apprezzare. E quella che riguarda... Allora siamo nelle colonie chiaramente. E quella che riguarda eh, la società Dante Alighieri, così chiamata. Per la propaganda società Dante Alighieri, cos'era la società Dante Alighieri? Era serie che esiste anche per l'Italia, era dedicata agli uomini illustri, uomini illustri sarà un'altra serie, ma figure fortemente rappresentative dell'italianità nella cultura e questa società Dante Alighieri aveva il compito con il sovrapprezzo, comunque i proventi di parte del, di questi francobolli, di poter sostenere Ehm, cerimonie, restauri musei, tutto ciò che riguardava la promozione, si potrebbe dire oggi, del mondo dell'arte. Quindi abbiamo questa, eh, questi francobolli d'Italia emessi per la propaganda società nazionale Dante Alighieri, per attenzione isole italiane dell'Egeo, sono e qui Vediamo veramente chi c'è all'ascolto, come si vuol dire, perché questa manca veramente, non dico a tutti, perché non posso conoscere il vostro percorso personale al di là della Bolafi o in tempi eh, un pochino più in là, no? un po' precedenti ad oggi, ma questi 19 valori, a 120 euro, 19 valori, la proposta era numero 14. 1932 e l'anno, mi raccomando, abbiamo qualche chiamata, vedete, Società Nazionale Dante Alighieri, non era dedicata, questo è Boccaccio, non era dedicato solo a Dante Alighieri ovviamente, ma attenzione, troveremo, poi ci arriviamo un po' per volta, e poi abbiamo Niccolò Machiavelli, 120 euro, a, mi raccomando, attenzione al prezzo, è un prezzo ed effetti dice, cioè, vabbè, non dà un'idea di particolare rarità. Ma su queste qualità, eh, eh, su queste fra Paolo Sarpi, si, si viaggia veramente un po' nelle diverse, nelle diverse, nel mondo della letteratura, nel mondo dei leopardi, ecco appena citato, no? Eh, mi raccomando perché di cinque chiamate, quindi le andiamo a indicare, eh, chi poi ce l'ha come mancolista saprà certamente di poter entrare e confermare il mancolista che stiamo vedendo. Quindi mi manca beh, ah la vedo la vedo disponibile, vado subito a prenderne una, ad esempio. Li vedremo tutti i valori, li dobbiamo dire anche molto belle come rappresentazioni. Vittorio Ferri, ricchissime le cornici. Grazie. Molto bene, grazie. Allora scendiamo a quattro. Eh, Giosuè Carducci. Questi ritratti accompagnati da eh, geometrie, da cornici, da simboli ovviamente del littorio, fanno parte sempre di quelle comunque commemorazioni dell'italianità attraverso gli uomini di cultura. Beh, poi abbiamo parlato di Machiavelli, ma certamente parliamo anche di Torquato Tasso, no? eh, di, di, di coloro che ispiravano proprio un certo periodo storico. Ecco il Dante Alighieri, eccolo qui. E così ci muoviamo proprio nella possibilità di apprezzarli in toto, di vederli nella loro 120 euro. Esattamente. Oggi vedremo veramente scelte che vanno dai da migliaia di euro, signori, ai, ai 50 euro, ma sempre nell'ambito della giusta e corretta filatelia. Giusta e corretta filatelia. Allora, ancora eh, a procedere, ho ancora da mostratene altri, eh. quindi benissimo: di tutti quanti, le colonie ed Egeo appartengono. Andiamo a vedere. Attenzione: qui ci sarà il famosissimo 100 lire. Ma ci arriviamo: che è un valore elevatissimo nell'ambito eh, del periodo storico. Infatti si andrà a citare il 100 lire tra gli alti valori. Che bella, eh? Sovrastampato gli italiano leggero, macchina volante di Leonardo, macchina volante di Leonardo. E ricorda cosa, se non l'Icaro, vabbè, le ali erano di cera, però eh, l'immagine dell'effigio è questa. Piglierà il volo, eh, il suo primo volo, impiendo l'universo di stupore. Ecco perché si chiamano, qui veramente potremmo usare il termine pittorica no? eh, per le vignette che lo rappresentano, il valore cambia, cambiano eh, i colori, così lo vedremo anche sui due successivi, quindi le due, le due immagini sono le macchine volanti eh, e quello... Le macchine volanti di Leonardo e l'effigio stessa di Leonardo, 770 più 2, vi ricorda nulla il 770, signori? Pensando ad esempio a una trasvolata, il volo di trasvolata, e eh? mi ricollego sempre un po' a già chi ci segue. A già chi ci segue attraverso lo so, più trasmissioni o comunque più, a maggiore familiarità con la filatelia. Poi andiamo a vedere ancora, scenderemo e troveremo. Sempre per Dante Alighieri, eccoli qua, andiamo poi a vedere, sì sì, benissimo, ancora un valore che è quello del 10 più 250, vedete sovrapprezzo più 250, verranno pagati pro società Dante Alighieri, eh? pro società Dante Alighieri. Scendiamo perché da solo questo francobollo meriterebbe la richiesta perché qui abbiamo un lire 100. Lire 100, signori, nel 1932 erano tanti soldi. Se pensiamo a dieci anni prima il famoso Marengo che erano 20 lire d'oro, grazie, grazie fa benissimo, siamo a tre chiamate. Non so quando potremo rivederlo, eh, attenzione, cioè, questi, questi cinque vanno diciamo, spesi, ormai tre vanno spesi e spalmati di qua. Io direi forse a fine anno, perché non è che abbiamo, questo lo sappiamo perfettamente. Se avessimo avuto dieci serie come questo, eh, vi avremmo indicato dieci nel nostro cassetto, diciamo, del Cavò dedicato al, all'Egeo. Quindi. L'invito è poter arrivare, scegliere, mi tieni per favore in mia compagnia quel 100 lire perché qualcuno dirà ma allora 100 lire da solo erano cifre più elevate no, di oggi, quindi c'è stato un decremento? No signori, è una grande opportunità che vogliamo offrirvi, una grande possibilità che vogliamo offrirvi immaginando che questa serie dedicata al mondo leggeo abbia la possibilità di entrare magari anche per la prima volta nella vostra collezione. Dice sì, ma non mi raccapezzo tanto perché è la prima volta che vi seguo, cosa vuol dire, e cosa significa? Significa che si può iniziare da una serie, non dal singolo francobollo, ma una serie che compone una, una parte di quello che è il periodo delle colonie italiane, e eh, che sono, l'Africa, che sono il Mediterraneo con le isole dell'Egeo che poi vedremo e che stiamo vedendo già adesso chiaramente e allora l'invito è arrivare ancora, intanto grazie per le due conferme ovviamente alle tre possibilità che vogliamo offrirvi adesso, i 120 euro che stiamo esattamente indicando bravo, benissimo li vediamo ancora una volta insieme eh, magari tutti, ecco benissimo e sia la prima Diciamo il primo foglio, la prima, la prima pagina che le, le contiene, o meglio come vengono adesso mostrati, sia la seconda perché arriviamo esattamente, signori, esattamente a una richiesta, o meglio a una quantità di 19 valori non linguellati. È eh, 19 valori non linguellati, molto bene. Segniamo ovviamente, ma questo ci pensa la nostra Cristina, a ricordare solo tre chiamate, eh, solo tre chiamate e ci prepariamo a osservare un capitolo che è composto dalle questa manca veramente a tutti, siamo negli album sempre del eh, delle delle colonie, eh, album colonie, con isole ionie e missioni generali. Lo Ionio è eh, l'Italia attacca la Grecia. Stai pure sulle pagine, ti prego. Eh, L'Italia attacca la Grecia, le missioni generali vi daremo ovviamente questi fogli, non sono mille serie, eh, ci mancherebbe. Avrete la completa isole ionie e missioni generali. Intanto andiamo un attimo a vedere questa cartina più da vicino, caro Paolo. Cioè qui si vede l'Albania era il punto di partenza per sferrare l'attacco alla Grecia. Eh, non riesce se non chiedendo aiuto alla Germania eh, e quindi eh, il punto fondamentale focale di scontro è proprio il confine, eh, chiaramente a sud, per, per, guardando l'Albania, a sud-est dell'Albania. Invasione italiana, 40-41. Queste isole iodie, tra cui andiamo a citare ad esempio um, Corfù, Zacinto, eh, o Zante, eh, l'isola di Lugo Foscolo, e poi si trovano la famosa Cefalonia, Leuca o Santa Maura, il famoso di Cefalonia. Eh, si trova in una posizione, ovviamente non sono le isole del Do De Canneso, saranno molto probabilmente, nell'intenzione, anzi sicuramente, dovevano essere inglobate al territorio italiano. Tutti gli effetti, questo in progetto futuro. Ecco perché viene creata esattamente questa importante considerazione legato ai francobolli d'Italia della serie imperiale sovrastampati Isole Ionie. Vi erano i francobolli greci, ma prontamente, già nel 1941, ci sarà questa emissione sia di posta ordinaria con l'imperiale, sia di posta aerea, che addirittura di segnatasse, perché l'Italia lì è aveva proprio queste specifiche intenzioni, furono già, sono le isole che eh, appartengono allo Ionio, quindi eh, di fronte all'Italia, più distanti erano ovviamente le altre, e eh, dal 400 alla fine del 700 erano già state isole veneziane, poi napoleoniche, poi stato indipendente sotto il protettorato britannico e greche dal 1864. Quindi doveva essere di fatto un'annessione. E allora i provvedimenti furono quelli in campo monetario e postale. Nel resto della Grecia occupata si utilizzarono francobolli greci, attenzione non parliamo delle isole dell'Egeo ovviamente, sappiamo sono italiani, ma anche per le isole ioniche. Il 16 agosto del 41 esce una serie definitiva, quella che stiamo vedendo, che abbiamo visto, di francobolli di posta ordinaria aerea e segnatasse. Signori, attenzione, ma veloce al volo: al volo, al volo, eh, 56 euro. Lo so che sto partendo da cifre. 56 euro, la proposta numero 10. 56 euro, abbiamo 12 chiamate. Pensate, qui non stiamo parlando di rarità di presentazione. È da un anno e mezzo che non li stiamo vedendo, da due anni che non li stiamo vedendo. Però dobbiamo fare ovviamente i conti con quella che è la disponibilità che offriamo al nostro pubblico. La disponibilità che offriamo, che andiamo a offrire al nostro pubblico. Disponibilità, cioè il conteggio a livello perfettamente, diciamo, matematico, a livello di costruzione di stime di catalogo. Quindi ne approfittino, grazie. Ecco i telefoni che subito sono in palpitazione, eh? si stanno subito agitando e muovendo. Allora, Cristina, grazie che sta già prontamente confermando, magari mettiamo i nomi di tutti perché diventa sempre un po' una, uno scambio di. Teniamo sott'occhio queste richieste. Attenzione, la serie è questa, perché poi non ci saranno altre ulteriori emissioni. Eh parlando di sedia tasse parlando di posta aerea e parlando chiaramente dell'imperiale sempre sovrastampato con isole ionie le tre il capitolo riguarda proprio queste pagine che entrano nell'album delle colonie eccole qua eh, io vado un attimo a mostrare se quelle qua isole ionie missioni generali eh, il testo che a cui abbiamo fatto riferimento e ovviamente l'insieme ehm, grazie l'insieme di quanto state adesso scegliendo e di quanto potete scegliere. Eri già arrivato a vederle tutte caro Paolo rivediamole un attimo, approfittiamo della ripresa esatto fatta per continuare Beh, con i telefoni alzati mi diventa un po' difficile spostare l'attenzione da eh, su alto e voglio anzi fortemente mantenerla. Benissimo. Sì, Do siamo a meno di certo. Nove chiamate soltanto, signori, mi stanno dando aggiornamento. 56 euro forse mancano zero no. 56 euro 13 valori sovrastampati la collezione delle isole Ionie 1941 signori a voi la uh, 41 e, e anche eh, sì assolutamente 40-41 fu inizio della campagna Alcune particolarità: isole Ioni in maiuscolo, in rosso e in nero a seconda del colore francobollo. 8 tagli ordinari, 1 aereo da 50 centesimi, 4 segnatasse, alcuni esemplari del 30 centesimi, ordinario del 50, aereo, portano l'errore con la scritta sole anziché isole, eh, isole. È una caratteristica che può avere alcuni qualcuno di questi francobolli. La I eh, di isole non era passata come sovrastampa, come indicazione, eh, come sovrastampa, quindi Sole, Ionie, però ci può stare lo stesso. Assieme ai francobolli, nelle isole furono introdotte anche le tariffe postali italiane, quindi francobolli e tariffe postali italiane. Quindi la posta diretta in Grecia o in Italia pagava le tariffe interne. Se si spediva Francobollo verso gli le tariffe erano come se fosse per l'Italia. E eh, per intenderci. Fu un aggiustamento ulteriore, quindi veramente da, dalle, dalle poste si riesce anche a comprendere quello che potrà essere il percorso, le intenzioni ad esempio di uno Stato. E allora diamo modo di poterle apprezzare, diamo modo di poterle offrire a tutto il nostro pubblico. Vedete? Benissimo, teniamo ancora, Cristina, sette chiamate, sette chiamate, fammi aggiornare un attimo il nostro... Teniamole ancora un attimo. Mi permetto di insistere, eh, signori, mi permetto di insistere. Bellissima. Vi diamo le pagine da album dove poterle collocare di modo che la collezione sia completa, letteralmente completa. Le condizioni attenzione, non sono sovrastampati, o meglio, non sono annullati, la sovrastampa c'è perché Isola Ioni è quello che deve essere. Non sono annullati, non hanno viaggiato, non sono inguellati le condizioni migliori come si suol dire per il collezionismo migliori per il collezionismo ah, stanno chiedendo tra l'altro informazioni ricordiamo eh, che signori eh, possiamo scegliere io poi parto un po' in quarta come ogni cioè, dando un po' per scontato il vostro ascolto trasmissione dopo trasmissione ma eh, l'importante è ricordare che potete scegliere la spedizione, pagamento in contrassegno, potete scegliere di venire a ritirare se vi è comodo nei nostri negozi Torino, Milano, Verona e Roma, ma l'Italia è grande, possiamo essere noi con piacere a portarvi, eh, magari abbiamo già una consegna da farvi, a portarvi anche questa serie, oppure... Eh, dobbiamo volete un parere? Benissimo ne parliamo, eh, quindi troviamo la formula migliore e giusta per poter accontentare il nostro pubblico eh? il nostro pubblico quindi eh, teniamo sempre torniamo a rivederla perché intanto io guardate con penna in mano sto andando a, a depennare la possibilità legata a, queste, a questa serie quindi sei vero Cristina? Solo più sei Grazie, intanto grazie per tutti quelli che stanno confermando. Eh, e dai, allora, ancora un giro perché sento il nostro centralino attivo, quindi mi spiace togliere l'immagine. La serie è quella dell'Imperiale: vedete, con Giulio Cesare, Augusto, la Lupa Capitolina, e ci mettono venne anche messo Vittorio Emanuele III. Eh, L'Imperiale, ricordiamo l'importante anno di riferimento, e guardiamone ancora un attimo. Benissimo signori, allora andiamo subito a vedere eh, richieste importanti volentieri. Vi faccio vedere per quanto concerne un Egeo, una serie, qui abbiamo sei chiamate ancora su dodici, siamo esattamente a metà, continuo pure a chiedere al nostro centralino. Voglio, al, voglio portare alla vostra attenzione la serie eh, dedicata al... Congresso idrologico, nome un po' particolare, no? Congresso idrologico, che è qui, adesso occupa lo spazio accanto a me, non è il tempo ovviamente di spostarla, sempre per quanto concerne l'Egeo. Saranno dei francobolli di Rodi, quindi già, con, già strutturati per le colodie, con la sovrastampa che rende ulteriore importanza a una serie limitatissima molto molto apprezzata, di cui a volte raramente abbiamo visto eh, il, lo specifico oppure l'abbiamo vista con tracce eh, di eh, linguella quindi leggermente linguellata sul retro, sulla gomma del retro, ovviamente lo dichiariamo sempre. In questo caso invece, signori, abbiamo il congresso idrologico non linguellato. Ricordiamo, come ci mostrerà certamente la nostra regia, che la linguella ha la peculiarità di essere un adesivo, peculiarità, le caratteristiche di essere un adesivo, che veniva utilizzato sul retro del francobollo, Eccolo qua, possiamo vedere che immagine grande se puoi Enrico, non lo so se è possibile, sulla destra una peccettina adesiva che veniva utilizzata per applicare francobolli. I collezionisti esistevano da subito nel mondo della filatelia, ma applicavano questi francobolli su un album, su un quadernone, in qualche modo andavano appiccicati e si utilizzava eh, una specie di scotch a doppia, do, doppio adesivo che eh, fermava il francobollo. Cosa accadeva col tempo anche da subito? La linguella poteva lasciare una sottilissima traccia e come tale andare un po' a sminuire il valore del francobollo nelle condizioni di perfetto. Attenzione, per certi periodi storici la linguella è assolutamente tollerata, parliamo dell'Ottocento, eh, successivamente va proprio dichiarata, dichiaremo sempre noi, eh, ovviamente. Il non linguellato e le condizioni migliori. Allora torniamo a vedere serie d'alto collezionismo, perché il congresso idrologico sul, che venne fatto eh, eh, e che porta in questo caso la sovrastampa su, eh, sui francobolli di Rodi, che stiamo vedendo ecco qui tra l'altro molto belli ci porta a una richiesta importante ma assolutamente possibile nove valori siamo nel 1930 1930 la richiesta signori è di 4.000 euro quindi facciamo un balzo importante 4.000 euro eh, per serie molto blasonate non è assolutamente cifra elevata e eh, le vediamo bene uno per uno proprio per apprezzarne la qualità, eh? qualità che eh, dobbiamo eh, ricordare permette totalmente di apprezzarne. anche così visivamente quella che è l'importanza relativa anche al prezzo di riferimento. Quindi siamo di fronte alla possibilità di questa scelta, chiedono di vedere anche questa, signori, se avete già dalla vostra una scelta eh, da considerare. Eh, sfugge la qualità, ma siamo stati noi, chiedo scusa non indicarlo al nostro, sulla fascettina di riferimento, la andiamo a vedere perché è un 70% Enrico, quindi scusami non te l'abbiamo comunicato alla nostra regia, la andiamo a vedere è un 70% di qualità, pensate, 70% di qualità che è qualità elevatissima, elevatissima. La vediamo indicata chiaramente sul nostro eh, sulla nostra scala numerica, la vediamo indicato per esteso 1930 l'anno 1930 4000 euro. Grazie per aver aggiunto qualità 70 che ha la sua ovviamente la sua assoluta importanza. Eh, sono ehm, le immagini del, di Rodi, gra, grandiosa eh, anche per quanto concerne un po' l'importante tradizione, se vogliamo, italiana, mh, perché Rodi sarà un uh, punto di riferimento forte anche per le isole eh, che eh, riguarderanno la storia di Venezia, eh, i cavalieri, eh, eh, quindi diventa un'immagine, eh, una serie molto, molto importante come si può intuire la chiamata è una soltanto una unica possibilità mi attendo eh, che eh, sia, sia pronto e siano disponibili alla scelta eh, la scelta del nostro pubblico a maggior ragione i collezionisti di un certo periodo storico di un certo momento storico quindi mi raccomando procederò abbastanza in modo solerte perché spero e confido che mi riportiate a rivedere questa serie. Va bene? Quindi, eh, anche perché voglio legarla. Grazie, intanto, per un'altra conferma. Siamo a 5, per un'altra conferma del, delle Isole Ionie. Quindi, 5 chiamate. E intanto. Della, eh, della possibilità di questa, di questa scelta legata al congresso idrologico, andiamo a vedere un'altra serie che abbiamo accanto e cioè la pro assistenza. Quindi andiamo ad apprezzare la pro assistenza sempre eh, per quanto concerne i francobolli di Rodi, sovrastampato. Abbiamo prima parlato di Dante Alighieri, vediamo la pro assistenza il le, eh, le poste, le regge poste, comunque quelle che erano il, il sistema postale, aveva era anche ovviamente una condizione di dazi da pagare, quindi si utilizza, oggi si fa sulla benzina, no? le accise, eccetera. Qualcosa di analogo accadeva sui francobolli, eh, indicando ad esempio eh, la destinazione dei proventi oppure una, eh, un valore che veniva aggiunto col segno PU. Più eh, da devolvere, cioè da, che andava poi a coprire eh, dei finanziamenti, diciamo, eh, su diverse caratteristiche della, eh, del regno, questo anche del ventennio, ovviamente. Allora, siamo eh, davanti alla Pro Assistenza Egeo, vedete, quindi viene sovrastampato, il valore viene indicato sempre in sovrastampa. Centesimi 20, centesimi 20 Pro Assistenza Egeo e la richiesta per la Pro Assistenza di 10 valori è di 900 euro, il 60% di qualità. 900 euro, la proposta numero 16. Quindi andiamo veramente a ritmo battente per ehm, invitarvi a queste scelte. A ritmo rettente per permettere al eh, nostro pubblico di entrare direttamente, il prima possibile, a queste conferme. Sì, li vediamo tutti e dieci, dobbiamo a queste poi assolutamente andremo a vedere un'altra bella possibilità di alti valori. Eh. Alti valori che riguarderà l'Italia, andremo a parlarne tra breve. Quindi poi ci sarà ancora leggero da vedere, poi ci saranno buste di. Eh, chiedo scusa su questo, ma è dovuto perché la nostra taschina copre una parte. In questo caso. Allora, la chiamata, una chiamata a tutti questi bordi foglio. E questi bordi fogli risultano particolarmente importanti, proprio. Sì, benissimo. Particolarmente importanti, non perché debbano costare di più ma sono ulteriormente prestigiosi sempre per la pro assistenza abbiamo eccoli qua abbiamo gli espressi dove il famoso cervo perché un, immagine un figlio che troviamo eh, proprio nei francobolli di Rodi vedete regio e poste, espresso bellissimo anche il carattere grafico parte sempre della proassistenza come potete vedere. Eh, no, indifferente, diciamo che il colore rosso o il colore nero appare per via del fondo del francobollo, si doveva rendere il più leggibile possibile. Tra poco sì va benissimo, grazie Cristina. Il più leggibile possibile. Allora, l'IRE 250, vedete, si sostiene, in questo caso si riconferma il valore. Uh, pro assistenza Egeo, pro assistenza, quindi su Rodi e geo ancora viene indicato. Benissimo, eh sì, su queste due serie, allora il numero 16 è la numero, vabbè, il congresso idrologico è il numero 11, eh, la numero 16 che è la pro assistenza, Dante Alighieri ricordiamo la 14, poi le passeremo in rassegna. Eh, collezione Isole Soleoni, 5 chiamate su 12 che erano eh, la proposta numero 10, e poi ancora eh, ricordiamo: i trittici non li abbiamo ancora visti. E voglio far vedere anche Sant'Antonio dopo, prima del nostro spot che ormai avrà cadenza oraria, e il nostro spot del Natale, lo vedremo. Prima vediamo Sant'Antonio e poi manderemo il nostro spot. Allora, ci torneremo assolutamente, grazie per le vostre chiamate. Intanto andiamo a vedere un attimo Sant'Antonio, che lo abbiamo qui, eh? va bene? Credo si possa ben apprezzare, sì, indubbiamente, eh, nell'inquadratura che andremo a vedere. Eh, mentre teniamo d'occhio, ma lo sta facendo la Cristina, le disponibilità finali della collezione delle Isole Ioni. Eh? Teniamolo d'occhio. Andiamo a vedere, Sant'Antonio è una serie commemorativa, certo sempre italiana, ma che entra anche con la sovrastampa delle isole italiane dell'Egeo. Eh, le isole italiane dell'Egeo in realtà avranno un percorso che nasce già dalla guerra di Libia e ben prima di quello che sarà poi la ricerca spasmodica del momento legato al, all'impero, no? che sarà ovviamente successivo. Ma nasce dal cercare da parte italiana dell'Italia, del Regno d'Italia, di andare a toccare, a disturbare, a rendere maggiormente efficace, per, porla, per far giungere ovviamente al suo finale, eh, la guerra italo-turca. La Libia nasceva proprio in quella, da quell'acquisizione, eh, sedersi al tavolo delle nazioni, potendo vantare delle vittorie sul campo infatti avere l'affidamento alle isole dell'Egeo ad esempio, le isole italiane dell'Egeo che sono il Dodecanneso. Andiamo a vedere questo Sant'Antonio, eccolo, che ritroviamo come commemorativa in Italia, ma anche con sovrastampa Egeo, 1932, sette valori. 70% di qualità, attenzione, 70% di qualità, 630 euro. Non vi sfugga, signori, le rarità di questa sera. E vi devo dire una cosa, guardandovi, non dico negli occhi, ma guardando, essendo guardato da voi, mettiamola così essendo guardato da voi, l'indicazione vuole essere quella che non vi sfuggano certe realtà nonostante certi prezzi molto possibili. Non vi sfugga il piacere filatelico. Allora, torniamo ad Antonio, a Sant'Antonio, 70% di qualità, rivediamolo, ma come quante serie signori, siamo veramente nell'ordine di un paio di chiamate. Siamo nell'ordine di un paio di possibilità. E allora poi vediamo ancora Rodi, dai così, andiamo a completare idealmente, passiamo in rassegno uno per uno. E certo, vi siete collegati adesso volentieri, le andremo a mostrare, allora facciamo così, andiamo a mostrare adesso Sant'Antonio. Con le caratteristiche eh, della sua vita stilizzate, eh, vedete incarcerato, e poi sul punto di morte, sul letto di morte è eh, il trapasso, ma ovviamente nella grazia di Dio. E poi vediamo ancora altre, era il settimo centenario antoniano. Belle anche quando prende l'ordine, sapete Antonio era portoghese, non era di origine italiana certamente, ma sarà poi la sua illuminazione nell'incontro di Francesco e con San Francesco, Francesco dirà lui è la mia voce, eh? questo dirà, vediamo quando, questa è bellissima scena, fermiamo, la può fermare un attimo? Sì, la vediamo un attimo, perché quando raggiunge quel di Rimini... Rimini non è solo oggi che diceva, sai ci piace uscire la sera, eh, abbiamo un po' di vitalità e fanno bene, eh, ci mancherebbe gli amici di Rimini, ma quando andò Antonio a Rimini a predicare nessuno lo considerava, eh, proprio parlava al vento, lui si voltò verso il mare, cominciò a predicare e i pesci si accostarono a lui e ascoltarono, è un po' come accadde per San Francesco, no, ascoltarono le sue parole e allora la gente ebbe fede, quindi vediamo un'immagine che riprende proprio quella tematica. Vediamo ancora le successive, ritorniamo, anzi proseguiamo ancora con questa bella possibilità, mentre andiamo, sì, poi prepariamo anche eh, una piccola risumetta, ti prego eh, Enrico che commenterò io, dei valori legati alle geo, ti darò io relativamente il numero. E poi vi inserirò un'altra bella sorpresa, sempre legata a questo mondo. Poi andremo dagli altri valori italiani. Allora, pronti per lo spot? Perché ogni ora rigorosamente andremo a mandarlo. Quindi, lo spot è quello del Natale, ricordo il ricordo del Natale. E poi mandiamo anche però quello del mancolista. È così, scusate, è quello on demand, che è quello del mancolista, come chiamiamo noi tecnicamente. cioè quello che manca. Cioè, vorrei richiederlo come posso fare. Allora, eh, benissimo. Eh, due piccoli consigli su nostra attività. Presenti e future, tra una settimana, anzi meno di una settimana, andiamo a vedere insieme. Questi sono i nostri regali di Natale, li mettiamo sotto l'albero. Ah. Lorenzo, però, anche per il nostro pubblico, un buon Natale. Pensiamo anche a voi, pensiamo al nostro pubblico. Grandi appuntamenti, Massimiliano. Assolutamente, maratona dedicata al Natale. Quest'anno i regali di Natale sceglieteli da noi. Lunedì 20 novembre dalle 18 alle 21 e martedì 21 novembre dalle ore 17 alle 20 vi offriremo delle imperdibili opportunità per regalarvi o regalare quei doni preziosi che rendono il Natale un'occasione particolare. Vi aspettiamo. Non, non mancate. Oggi Bolaffi TV è anche on demand. Cerchi una moneta particolare? Manca un francobollo alla tua collezione? Li presenteremo in diretta tv nell'ora e nel giorno che tu preferisci. Richiedili telefonando allo 011 55 76 340 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.30 oppure manda una mail tv Saremo felici di presentare le tue richieste e di soddisfare ogni tua curiosità. Benissimo, signori. Allora, eh, un piccolo riepilogo per quanto concerne le GEO. Abbiamo iniziato con 5 possibilità adesso a vedere la numero 10. Quindi la collezione delle Isole Ionie a 56 euro. Ebbene, rispettiamo assolutamente questa bella possibilità. Aspettiamo che Enrico. Ah, allora, numero 10. Numero 10, eh, come abbiamo detto prima della nostra, di lanciare il nostro spot, piccolo riepilogo eh, per il nostro pubblico. Quindi eh, lo vediamo per quanto concerne ovviamente. Egeo, la proposta numero 10 che è la collezione delle isole Ionie che vi ricordo partiva da 12 proposte e che adesso rivediamo eh, dove tra l'altro andiamo a offrire anche le tre pagine, il capitolo vero e proprio dedicato alle colonie, eh, proposta numero 10 a 56 euro. Benissimo, li teniamo pochi, pochi, un minuto eh, circa ciascuno perché c'è da vedere molto, quindi teniamoli magari anche nell'insieme se vuoi rammentare, eh, perché è proprio una, una piccola memoria, non è una carrellata, quindi ne diamo un segnale eh, legato poi a chi vuole richiedere e le andremo a presentare. Allora, dammi insieme, puoi darmi l'insieme? Va bene, ok, perfetto, va bene lo stesso. Va bene, lo sento io, non ti preoccupare. Non... Andiamo a vedere eh, la successiva che è la proposta numero 11, congresso idrologico, vediamo ovviamente la nostra regia che sta facendo miracoli perché non è che deve schiacciare un bottone, ci sono tutte le cose, deve fare veramente un lavoro incomiabile, ma intanto così siamo un attimo in mia compagnia a ricordare anche le possibilità su pagamento dilazionato, scelgo nel tempo o meglio scelgo subito e vado a considerare nel tempo eh, la possibilità di pagamento, benissimo, anche questo è possibile e noi lo facciamo eh, di conseguenza, ci metteremo d'accordo, l'importante è proprio trovare quello che eh, è più consono ai vostri, ai vostri tempi. Bene, allora attenzione, andiamo ad aggiornare. Non c'è la 11? Va bene, allora facciamo così, vediamole di persona. Dai. Non mi sfugge se, se le ha o no disponibili, ma le andiamo a vedere di persona. Perfetto, allora no, no, stiamo sulla numero 11, mentre chiederò poi di tenere pronta eh, la numero. Eh, 14 qualora disponibile, ma intanto adesso con calma eh, ovviamente, congresso eh, idrologico, proposta numero 11, sono i 9 valori al 70% di qualità, 4.000 euro, quindi assolutamente eh, da segnalare, ma non per i cioè, 4.000 euro così. Eh, una torna conto, non so, un guadagno maggiore, no, no, significa una serie decisamente rara, eh? decisamente rara. Benissimo signori, allora questa è la numero 11 la richiedono. Stiamo facendo una piccola carrellata in mia compagnia perché, perché eh, abbiamo modo quindi di eh, accontentare chi ha chiesto: Ho oh, visto un Egeo, mh, però vorrei vedere cosa avete presentato finora e quindi andiamo a vedere anche la 14. Verranno poi anche altre due serie, ma le abbiamo presentate più recentemente. La numero 14 che è Dante Alighieri, eh, quindi la serie Dante Alighieri. Società, Pro Società Dante Alighieri, eh, 19 valori. Tra l'altro, con la richiesta di 120 euro soltanto, eh, 120 euro soltanto ed è, eh, eccola qui: perfetto, benissimo. A 120 euro, signori, proposta numero 14. Abbiamo un invito quindi a poter scegliere. Qui ne stiamo vedendo non tutti i 19 valori, è eh, perché era accompagnata ed è accompagnata anche dalla posta aerea e come tale andremo a vedere appunto la eh, posta. Benissimo, inquadrato in questo istante, così abbiamo modo di segnalare ad esempio quell'importante, l'ultimo che vedete in basso, quell'importante 100 lire, che è eh, un valore elevatissimo e che da solo merita non solo i 120 euro ma una cifra di maggiore considerazione quindi vedano loro vedano loro quello che può essere il tema più giusto da centrare in tale contesto allora signori vi faccio vedere un'altra che è bellissima torniamo pure in diretta come piace a noi giustamente e allora Cristina tu non c'eri ancora quando noi non presentiamo mai questa serie ti risulta strana questa neg doppia negazione che in latino afferma? Eh? O in inglese o in latino? Dovrebbe in qualsiasi cosa mi sfugge, tutte e due magari. Eh, allora, mi raccomando signori, però eh, non immagino di vederle, eh, ma guarda mi è sfuggito, non c'ero, ero distratto, guardavo altro, oggi giovedì non riuscivo a essere presente, per carità ci mancherebbe, ma andiamo a vedere da cosa è formata questa specifica serie che va a rabbentare i dieci anni dalla marcia su Roma. Attenzione, siamo sempre nelle isole, nella, va a segnalare la presenza italiana nel Dode Canneso. Quindi stiamo facendo sempre voli incrociati in questa direzione. Vediamola. giustissimo. Allora, aspetta che inclino leggermente perché vedo che c'è un po' di rifrazione forse sul sul nostro Ok, benissimo. Allora, andiamo signori a vederli, grandi francobolli, eh. Il ventennale dell'occupazione 1932, questo celebrava questa emissione speciale, e il decennale della rivoluzione fascista. Vediamoli uno per uno, chiedo scusa se alcuni lo vedete leggermente nel movimento veloce, collocare la pagina eh, della taschina, ha avuto questa piccola eh, oscillazione. Partiamo e vediamoli perché. Ricordiamo proprio questa la guerra italo-turca, l'occupazione della Libia. Per affrettare la fine dell'ostilità si occupa il Dode Canneso. 26 aprile 1912 viene occupata Stampaglia, poi Scarpanto, Caso, Piscopi, Nisi, Rocalino, Olero, Oleros, Patmos o Patmo, perché poi vennero italianizzati ovviamente come nomi, Cosimi e Calchi. Il 4 maggio le truppe sbarcano a Rodi, diventa, che è completamente occupata. Il 16 maggio, pace di Losanna, l'Italia ottiene la sovranità sulla Libia e il possesso tempe, temporaneo delle isole del Dodecaneso. Qua, signori, se la comprate perché è una serie è bella e coinvolgente, e se anche non siete filatelici e siete curiosi e siete all'ascolto, chiaramente se no non potete sceglierla, vale la pena. Fate bene, fate bene, indubbiamente. Si insegna Giovanni Amelio nel 12, comandante delle isole occupate dell'Egeo, il governo delle isole italiane diventa, eh, questa definizione, vengono eh, trasformati in governo delle isole italiane del 20, dal 26, diventa ufficiale nel 30 questa denominazione. Ci sarà un avvicendamento eh, fra marescialli d'Italia, eh, ministro del Nazionale, governatore dal 1936 al 1940 eh, per eh, Cesare Maria De Vecchi di Casale Monferrato, il bolognese Ettore Bastico, che fu maresciallo d'Italia, il viareggino Inigo Campioni, governatore dal 1941 al 1943. E le grandi presenze di molti edifici, come il grande albergo delle Rose, ha questa architettura tipica coloniale, elementi d'eco molto apprezzati, tracce di presenza italiana ancora oggi visibili. Nel 1943 il Dodecaneso viene attaccato dai tedeschi, perché ovviamente l'Italia con l'armistizio sbanda, eh? E il Trattato di Parigi del 1947 eh, fa passare le isole alla Grecia, ma qui passo indietro, nel ventesimo anniversario della presenza italiana nell'area dell'Egeo vengono stampate e regolarmente emesse, attenzione, eh, solo 2.960 serie di 10 valori, quindi ne furono emessi ciascuno 2.960 appositamente per Rodi. Cinque di questi francobolli ritraggono l'iconografia legata al regime, l'aquila fascittori, mentre altri ribadiscono il dominio sulla perla dell'Egeo, cioè Rodi, associando a questi simboli una veduta aerea dell'isola, sono due differenti immagini. Signori, attenzione con 2960 serie di cui una è questa e altre saranno disperse, introvabili, annullate, timbrate. Eh? Quindi di 2060, ecco perché passano anni senza vederne una disponibile. Una disponibile. A 925 euro, signori, 925 euro, la proposta numero 12, posso... Stai sempre con queste immagini e magari andiamo anche a rivederle. A 925 euro ditemi voi se non è... Io uso il termine coinvolgente dal punto di vista di storia, di, di luoghi, eh, non, non certo con... Eh, l'esaltazione del colonio, o meno ci mancherebbe, ma di grande generosità, di, gra di grande impatto, dai, mettiamola così, di grande impatto. Proposta, bravissimo, grazie, grazie a Enrico che ci dà un po' di riferimenti, proposta numero 12, bravo, me la tieni un attimo perché è bello lì, vado in vacanza a Cos, beh qui è facile, la K è stata mutata in C, vado in vacanza a Megisti, Qual è Castel Rosso? Vado in vacanza a... Beh, l'Eros è rimasta invariata, Nisiros e Nisiros cambiano, ovviamente la Y, eh, trova Y, più, più opportuno non fu, trovava ovviamente l'italizzazione o la K, come abbiamo visto. Calimnos, Calimno. Cassos, Caso. E eh, bravo, è ricordo. Patmos, Piscopi, Tilos, Rodos, Rodi. Insomma, la traslitterazione in italiano. È, pensate, signori, posso offrire delle 2.000 emesse, 2.900, posso offrirne tre, perché tre sono le acquisizioni che abbiamo fatto, tre che domani, signori, prenderanno la via, la strada, la direzione del, di quale luogo, scusami sono stato io in questo caso, di quale luogo, eh, beh, di chi magari non vedendo la nostra trasmissione questa sera, ma opportunamente informato dai nostri vostri consulenti, Bolaffi, dirà, ma certo, ma, ma assolutamente mandamela, portamela, tienimela da parte, a meno di mille euro, la rara, il raro ventennale di occupazione, noi adesso lo andiamo a presentare in un ambito... Che è già legato all'insieme delle diverse proposte che sono quelle dell'Egeo, cioè le stime di successione. Ma questa è una serie che ma quando c'è, va presentata anche se si sta parlando, non lo so, dei francobolli di Papa Francesco, per dirne una, in un certo senso eh, di, di, di minore importanza. Ma qualunque sia il contesto, quando arriva la serie del ventennale dell'occupazione si mette davanti agli occhi dei nostri telespettatori, poi qui, signori, l'insistenza non paga in questo caso perché sono straconvinto che chi ha l'ascolto ha una minima percezione, una collezione che sta creando, sta formando, o che addirittura vorrebbe iniziare questa, può partire anche da questa. Può partire anche da questa. Quindi... Il, il vederla, il rimanere il tempo dovuto per poi fare spazio ad ulteriori proposte chiaramente. Di Egeo e andremo a poi a vederla, ma io confido veramente che siate pronti a richiederla. Vediamola ancora un attimo perché con i telefoni alzati non so se riguarda questo o altre richieste, rivediamola ancora un attimo. Tre chiamate, tre chiamate su analoga qualità, su analoga importanza, su analoga bellezza, diciamo così. Stato di conservazione. E no, che non può mancare, non sono le isole italiane del Geo, eh? però ricordano le colonie, quindi. Ricordano le colonie, quindi non può mancare, voilà. Oggi eh non ho Libia, eh? questa è di Libia, signori. Eh, no, nell'insieme, 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 eh, nell perché non, non, non è in vendita, eh? non siamo. Proponendomi mir Mirabilia, grazie per la conferma. Due chiamate, non è in vendita, però ricorda le nostre colonie, autentico. E allora mancava qualcuno, e dice: Ma non l'ho visto, è così d'atmosfera, lo vediamo un attimo. Eh, e ci meglio di famiglia, la nostra Cristina, che giustamente ci affitta a gratis eh? Eh, la eh, Libia, però in questo caso, autentico. Questo è bello. Allora, avanti ancora, signori, con. No, andiamo a vedere due alti valori perché se eravate attenti o se eravate già all'ascolto e se ricordate, ho voluto parlare. Eh, mi raccomando, da due Repubblica Sociale Italiana RSI. Abbiamo due francobolli che da soli vengono proposti a 325 euro l'uno. Ed è un bel scegliere: alti valori sono serie che riguardano sia Regno che Repubblica. Tra l'altro, saluto mi sembra di aver intuito un gentile telespettatore su una scusate, su una conferma precedente che ha scelto la, eh, che aveva scelto alti valori che ha scelto altri valori della Repubblica eh, vediamo queste due proposte la prima sarà quella che colloca adesso caro Paolo eh, la prima che vedremo sarà questo perché attenzione ne abbiamo parlato per eh, Dante Alighieri di quel rarissimo importante 100 lire Qui addirittura vediamo, potremmo proprio definirlo altissimi valori, dovremmo definirlo, andiamo a inquadrarli, ecco qua perché abbiamo il 100 lire segnatasse da 50 lire e da 100 lire, la prima emissione segnatasse alti valori del 1884 a 210 euro 30% di qualità 210 euro mi raccomando eh? mi raccomando allora il riferimento no, no, non ci spostiamo perché la data la vedete scritta anche 1884 era tutti e due, ovviamente, la richiesta riguarda la coppia 2,10, no? Ed erano segnatasse che servivano unicamente per contabilità amministrativa interna. E questo 100 lire, il primo francobollo italiano con un valore facciale talmente elevato da trovare riscontri soltanto nel francobollo di posta aerea Dante Alighieri, quello che abbiamo visto. Eh, quello che abbiamo visto in precedenza del 1932 oppure dopo il 45 dove il 100 lire diventerà un valore più usuale bravissimo Enrico grazie allora questa è la grande filatelia nei contenuti se mi permettete nel prezzo signori non mi permetto di dare valutazioni se sia tanto o poco certamente è possibile Certamente è possibile con il massimo rispetto delle indicazioni, ma stiamo parlando di Francobolli nelle condizioni giuste, corrette, ideali per la scelta. E con questa. Allora i segnatasse signori eh, non era consueto conservarli, venivano utilizzati, vedete 50 lire verde, 100 lire cosa, rosa Carminio, gli alti valori della prima emissione assoluta ancora ottocenteschi, mi fai vedere anche la qualità, Scusa, ecco il 30%, mi fai vedere anche la fotografia Paolo eh? Paolo deve riprendere un po' la mano ogni tanto, noi bravissimo, eh, ma è un, non, è, non è sempre con noi, quindi è giusto che non si possa ricordare tutto cosa noi vogliamo vedere, eh? ci mancherebbe. Giusto Cristine? 210 euro, signori. 30% di qualità. Andiamo a vedere questa è la prima emissione. Vorrei suggerire: aspettino a confermarla. Oppure la confermino pure, ma considerino anche la seconda emissione, in modo che veramente avete. E poi segnatassi cioè, Ma sai, i collezionisti collezionano posta ordinaria, eh, posta aerea, posta aerea ad, ad avenino ovviamente vista la data. Ma, ehm, prima del 1917, l'Espresso post aerea Italia, inteso proprio come il primo, dedicato a, ci vorranno ancora un po' di anni, no? Qualche decennio, più di vent'anni. Allora, andiamo a vedere la seconda emissione. Allora, attenzione, quel color eh, senape, il giallo, il giallo definiamolo così oca. Che eh, non risulta facilmente leggibile, e sono posti all'interno della taschina, la rifrazione delle nostre luci non lo rende ideale. Pensate che tutti e due sono considerati al 40%, quindi 30% i precedenti, 40% questi. Ovviamente sottolineiamo ancora il 50 lire e il 100 lire che hanno una loro portata di particolare sostanza. Mentre era il verde e il rosa, qui siamo nel mille, 1884, qui invece siamo per la seconda emissione al 1903 entrambi non linguellati

Allora, definiamoli proprio. Allora, verde e rosa furono quelli del primo, della prima emissione. Giallo e azzurro quelli della seconda. Sempre entrambi 50 e 100 lire. Eh, il primo luglio 1903 30 giugno 1911. È eh, come validità filigrana corona dentellatura 14 a pettine difficilmente reperibili sul mercato secondo gli standard della qualità Bolaffi eh? sono quelli che andiamo a indicarvi e ovviamente anche per questi andremo a indicarvi Un attimo, solo che voglio presentare tutti e due. Bravissimo, grazie Enrico. Eh? Se Enrico non ha messo a punto la, la macchina, eh? è una mezzo naturale. Io, cioè, Alessandro, certi, sempre certe pretese in apertura: bisogna un attimo raggiungere il volo di crociera, e non lo dico con ironia, per poi poter accontentare le richieste nei tempi giusti. Questo dovrei saperlo, ogni tanto me ne dimentico. Quindi chiedo prestazioni che eh, sono al di là del possibile, quindi. Grazie sempre ai nostri bravissimi tecnici. Non aspettino all'ultimo, signori, poi intanto stanno scomparendo eh, le proposte, cioè stanno le proposte legate e non è un fatto di prezzo, diciissimo, quelli che costano meno, non è certamente un fatto di prezzo, sono quelle collegate al alla collezione di Soglioni, eh? stiamo veramente mm, arrivando a un paio di chiamate soltanto, eccoli qua, ed eccoli qui l'altro riferimento che facciamo con i due certificati, 515, bravissimo, 84 e 1903, segnatasse alti valori, il suggerimento è quello di prendere tutti e quattro, qui stiamo vedendo infatti i certificati di tutti e quattro, oppure scegliere la coppia, la coppia se dicevo guarda, ne ho. Già una coppia, dico beh, bene, perché non è facile trovarli, eh, scelgo la rimane, scelgo l'altra. Così faccio sulla prima e seconda missione. Sono chiaramente due serie conseguenziali a distanza di tempo, ma comunque due serie, perché una porta un anno di missioni, il 1884 e l'altra il 1903. Bene, grazie. Eh, sì, certamente. Ma ci mancherebbe allora. Allora, sempre sulla... Teniamoli, teniamoli ancora. La collezione della posta non ordinaria, e cioè già la posta aerea ad esempio, oppure segnatasse, pacchi postali, eh, sono apprezzate. Guarda, vanno un po', anzi vanno proprio a completare. Mi piace anche che ci siano persone che iniziano proprio delle serie non ordinarie come ad esempio sono i segnatasse e questo mi incuriosisce e mi piace assolutamente che ciò avvenga. Stai uscendo, Cristina? Bene. Oh, finalmente. L'abbiamo promessa anche questa a lungo. Adesso è il momento di presentarla. Attendevamo una... Un orario che permettesse ai telespettatori appassionati di Repubblica, non è che prima ci seguono quelli del Regno, poi Repubblica, un orario obbligato, però indubbiamente quella mancanza che si sente legata alla Repubblica è qualcosa che noi vogliamo sostenere, cioè è giusto, è giusto che le chiedano. E allora quando ci arriva un risorgimento, anche perché se non aggiunge in conferma nel giro di pochi eh, di poche, eh, minuti, va comunque scelto magari il giorno dopo e, e ce lo confermate. Allora quando arriva il risorgimento, siamo nel 1948, l'Italia si era fatta, ma questo già nel 61, ma si era fatta anche la Repubblica. Eh, come è noto. E allora andiamo a vedere le prime serie che sono le più ambite, che sono quelle degli anni 40. E quindi le serie che diventano importanti anche nel collegamento storico degli eventi. Tra l'altro, la serie del Risorgimento, questi dipinti quasi, no? queste vignette che eh, evocano i moti. Eh, che porteranno alla sollevazione un po' in tutta Europa e anche in Italia vengono interpretati a distanza di tempo chiaramente cioè nel centenario del risorgimento italiano con delle specifiche indicazioni la vignetta viene come fosse una stampa d'epoca arricciata, vedete, sui due lati, sui due angoli su l'angolo va a svelare il tre lire e poste italiane non diamo così per scontato una capacità in pochi centimetri quadrati, eh, una capacità di avere queste realizzazioni. I, I moti del risorgimento hanno le loro realtà, eh, hanno le loro città, hanno i loro luoghi storici, come Padova, come Torino, hanno le loro rispettive date primo centenario del risorgimento italiano, Anno Vicenza e per Repubblica dove, attenzione signori, possiamo accontentare, perché quando noi acquisiamo una, una collezione di e andiamo a cercare effettivamente, cosa facciamo? Prendiamo, dice... Guarda, siamo riusciti a trovare, mettiamo da parte qualche serie. No? Quindi noi riusciamo a portarvene due. Questa è un'altra di analoga, analogo stato di conservazione. Analogo stato di conservazione. 13 valori non linguellati, 60% di qualità. 470 euro, la dentellatura ovviamente eh, nemmeno a dirlo, no? Chiaramente a posto. Non linguellati, l'abbiamo già indicato: 60% significa una qualità elevata. Perché attenzione, cioè, meglio il 100%, signori. 48 sono passati anni del 1948. E quindi eh, quella percentuale di qualità non sarà mai del 100% su questa distanza temporale. Fatto 100 significa dare un riferimento per poi percentualmente potervi parlare e poter definire quanto visto. No, stasera voglio mostrarli eh, tutti, eh, perché ehm, è bello poter sempre ricordare anche chi eh, passa, anche chi si trattiene, è eh, un attimo il fatto di poter ricordare ciò che accompagna, è eh, l'importanza di ciò che accompagna le testimonianze ad esempio eh, del risorgimento come stiamo vedendo in questo caso, con il 60% dichiarato e con scritto nero su bianco e con le giuste caratteristiche per poterne apprezzare tutta quanta, tutto quanto su espertesi, suo certificato di qualità, con i valori più alti fotografati. Le abbiamo già visti tutti, non so se ti ho interrotto. Ce n'è un altro da vedere e andiamo a vederlo perché è in pagina successiva. Ed è, signori, poiché si dimenticarono ops, eh, i moti di Napoli, era giusto poterli presentare. E infatti l'espresso sarà dedicato specificatamente alla città di Napoli. 13 maggio del 48, i monti di Napoli. Quando di sì, sì, avendoli disponibili certamente, avendoli disponibili assolutamente. Eh. Vediamo subito. Allora guarda, sono qui, ti tengo un attimo solo tra le mie mani, vieni. Uh, il numero che il numero mi ricordi solo uh, il numero della Repubblica Sociale Italiana Cristina, dei due francobolli? Scusami. Il numero di lotto dei due francobolli RSI. 6 eh, allora l'arancio è 6 e il viola è 7. Allora numero 6, grazie. Vieni, vieni a vederli con me. Numero 6 eccolo qui 325 euro non preoccupare sono io che appoggiando il gomito sul tavolo oscilla, non è la telecamera stavolta, e l'altro il numero 7 eccolo qua il Verona così chiamato 50 lire Verona la richiesta è 7? 325 euro anche per il Viola. RSI, Repubblica Sociale Italiana, grazie. Torniamo al risorgimento, torniamo a rivedere un attimo il risorgimento che è qua e prepariamo, sì dobbiamo essere, eh, voglio mostrarvi tutto, voglio mostrarvi tutto il possibile, come e ad esempio, lo vediamo ancora una volta in dettaglio, eh? va benissimo, Se lo avviciniamo ancora ricordandone, eh, siete tutti arrivati adesso, siete tutti andati a scena fuori stasera, rincasati ora e dice guarda sono arrivato adesso saluti ma cosa mi sono perso, cosa ho visto, possiamo recuperare entro certi limiti, ma state con noi perché eh, c'è ancora dei top lot da vedere, ci sono ancora delle importanti realtà da poter apprezzare e insieme valutare. E lo faremo, ci sono due buste dei record signori che attendono. Su. Due buste dei record che attendono Vabbè. di poter essere apprezzate eh, come si deve. E lo faremo. Allora andiamo e cominciamo con. La possibilità, intanto un, i trittici dell'Egeo andiamo subito a mostrarli. Trittici Egeo signori, vediamo se eh, ha resa, forse un po' inclinato, aspetta, vediamolo in questa posizione in modo che si possa leggere perfettamente questa realtà. Bene signori, allora Trittice Geo, 80% di qualità, 1933, 1933. isole italiane dell'Egeo. Ci ricolleghiamo al famoso volo di Balbo al 33, all'emissione dedicata alle isole italiane dell'Egeo e. Quando possibile, mi ripeto, ma quando possibile andiamo a presentare queste realtà? Oh, grazie! Lo so che siete in casa a te adesso, e di conseguenza, oh! No. Ma come quante chiamate? Ma credete che ce ne saranno sempre di queste possibilità? Pazzesco! Credono che ce ne saranno sempre di queste possibilità, ma tanto prima o poi li rivedremo. Andremo a rivederli. Ma se io vi dico, eh, se io vi dicessi, anzi, e vi dico perché poi lo farò, per i trittici. Del peritriti cego. Attenzione, non linguellati all'80% 400 euro. 400 euro proposta numero 15. Questa esattamente questa. Eh, allora la vedete la bellezza, la potete intuire eh, lo stato di conservazione. Perché stiamo parlando di un 80% di qualità. Ricordiamo sempre la pala di sinistra e quella dedicata, in questo caso per le colonie Isitadia leggeo non portava il nome, le iniziali del pilota, del comandante del, 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 dell'aereo, dell del trovolante. Portava la sovrastampa isia leggeo, cambiavano i colori i Vittorio Money Terzo. Rappresentato centralmente le sfumature proprio delle tonalità, vedete? Questa è l'aurora di Guidorini per la tratta europea. E poi la tratta americana, certo Cristina, giustissimo. Eccoli qua, la pala di destra, sto, gli stormi degli idrovalanti in volo dal, da Roma, idealmente. Robetello fu la partenza verso i grattacieli di New York e eh, eh, infatti, sì sì, ho... Sì, perché è anche teniamo proprio giustissimo, giustissimo, un 80%. Benissimo signori, allora eh, nella possibilità di valutare ancora una proposta legata ad Egeo, eh, l'intenzione certamente di poter invitarvi a considerare la scelta di, questi, di queste... Due trittici, perché poi alla fine, non so, li abbiamo citati, certamente è stato anche scritto, ma sono due trittici quelli che stiamo vedendo, eh, nell'invito nell specifico, così specifico, di giungere per tempo ancora a questa collezione. Giungere per tempo ancora a questa realtà così saliente, così importante legata ovviamente al volo eh, perché non dimentichiamo che il riferimento questa è una doppia collezione scelgo colonie, anzi tripla colonie, regno le due cose possono unirsi ma scelgo anche il volo quindi legato al volo i triplici di Balbo sovrastampati isole italiane di Genova sono certamente un'occasione anzi una buona opportunità da cogliere al volo eh, da scegliere nel loro insieme eh, prepariamoci perché adesso ne vedremo ancora e delle belle, come si suol dire. Sempre per quanto riguarda il volo, un'altra bella e importante scelta. ci invita, e qui veramente dobbiamo un po' mettere il cappello, potremmo rimetterlo davanti ai nostri francobolli, ci invita a valutare la famosa coroncina. E la coroncina è quella, quell'emissione che vede sul volto del re Vittorio Emanuele III, non sul volto, col volto del Vittorio Emanuele III, una nel grigio ardesia chiaro è del francobollo da 10 lire vede questa coroncina con l'indicazione del servizio di Stato. Indicazione che ci porta intanto alla stessa definizione che riusciamo a leggere, cioè Roma Mogadiscio. Ha una tiratura contenutissima che ovviamente potremo specificare. E che adesso possiamo offrirvi con una unica possibilità. Questi sono quei francobolli che quando Acquisiamo in Bolaffi, i nostri funzionari per primi ci chiedono: avrei, avrei il cliente, avrei giustissimo. Eh? Non, questo non significa non servire i nostri telespettatori, però significa aggiungere per tempo e in questo caso alla conferma. Non per lasciare stu con gli altri, però quando ce n'è una, precedenza assoluta al nostro, al nostro pubblico, precedenza assoluta a voi signori. E quella scritta dorata e quella coroncina che dà il nome a questo 10 lire di postaere a Roma-Mogadiscio. No, no, stai sul francobollo, non ti spostare perché se qualcuno fa il zapping e si coglie in questo, coglie in questo francobollo si sofferma. Non ho mai visto trasmissioni filateliche. Guarda, mi mancava proprio questo francobollo. Stavo proprio cercando quella che in gergo, in gergo ovviamente, si chiama eh, Coroncina. Posta aerea, servizio di Stato, proposta numero 5, 1934 è l'anno, 60% ne è la qualità, 2100 euro signori. Ce l'abbiamo San Marino, andremo a proporlo, ma certamente. Allora ricordiamo che nel 34, abbiamo anche qualche immagine. Nel 34, in occasione della visita del sovrano in Somalia, viene effettuato il volo speciale per il trasporto della corrispondenza da Roma a Mogadiscio. Quell'idrovallante adibito al collegamento, quello pilotato da Francis Lombardi, che parte da Roma il 10 novembre, signori, eh? È una commemorazione, potremmo immaginare. Parte da Roma il 10 novembre, dopo alcuni scali intermedi, giunge a Mogadiscio, eh? proprio per l'11, per eh, il compleanno, i 65 anni di Vittorio Emanuele III. Quindi il riferimento a questa posta aerea che avrà poi un ulteriore ristretto numero come missione per affrancare sempre un ristretto numero di aerogrammi ufficiali trasportati da Roma a Mogadiscio col volo speciale del 10-11 novembre del 1934. E la validità sarà proprio quella legata a questa funzione. Limitata al volo. Emesso il 5 novembre del 34, tirato a 5.000 esemplari soltanto. Esatto. Guarda, allora ancora sulla coroncina, 2.100 euro il riferimento. 2100 euro in riferimento specifico a quanto adesso vogliamo offrire, a quanto adesso vi invitiamo a considerare con una chiamata soltanto, chiaramente entriamo ma lo abbiamo già fatto nell'ambito delle rarità eh, l'abbiamo già fatto perché eh, si tratta effettivamente eh, di scelte che vanno a centrare noi guarda costa Poco meno di un Gronchi rosa. Eh? Qualità fanno le differenze o meno, ma è un 60%. Un 60% di qualità. Importante. Importante. Attenzione, certo, attenzione, andiamo a chiarire sempre, andiamo a chiarire che, quelle 5.000 esemplari furono proprio relative eh, al volo. Nella numerazione che andiamo a trovare il nostro è la coroncina. Quindi facciamo proprio, esatto, facciamo attenzione perché Roma-Mogadiscio eh, giustamente ci sono segnalazioni ma attenzione Vieni, vediamo giustamente un po' di catalogo così eh, spazio anche per i cataloghi andiamo a vedere allora catalogo ehm, prendiamo questo io ne ho uno del 2015 perché lo utilizziamo anche ma c'è ovviamente catalogo colonie però se noi andiamo a vedere Roma Mogadiscio che fu un'emissione che abbiamo anche a suo tempo presentato confermata, ne vennero eh, 75.000 tirati ma non c'è servizio di Stato non c'è la coroncina d'oro andiamo avanti vediamo la Balbo pagine importantissime eh, servizi di Stato per i trittici Roma, Mogadiscio servizio di Stato ecco la famosa coroncina ecco la scritta d'oro, dorata tiratura 5.000 signori qualità media è 50% Qualità media 50% e qui signori ci troviamo un 60% di qualità. Quindi a maggior ragione è eh, l'invito a considerare tale specifica proposta come ideale alla scelta. Eh. Come ideale alla scelta. E' bello anche questo di quest'anno, eh, 2015 sono tutti e spazio ovviamente per le vostre scelte legate al, all'importanza del, del momento. Ah, grazie, del momento storico di riferimento. E adesso è l'ora finale, signori, ci sarà di tutto e di più ancora. Abbiamo preparato come si deve, ma cerchiamo sempre di farlo, certo. Allora, ehm, sì, sì. Prepariamoci intanto a ricordare quello che sarà lunedì e martedì con una breve informazione. Perché noi vi anticipiamo gli auguri di Natale facendovi delle possibili doni di Natale, ehm, cioè portando veramente a, a, um, alla possibilità migliore per voi, e più, più dolorosa per noi, ma è Natale quindi va bene: eh, delle due trasmissioni legate alla numismatica e alla filatelia per farvi fare gli auguri di Natale. Vediamo cosa dice questa piccola informazione. Questi sono i nostri regali di Natale, li mettiamo sotto l'albero Lorenzo. Però, anche per il nostro pubblico, un buon Natale! Pensiamo anche a voi, pensiamo al nostro pubblico. Grandi appuntamenti, Massimiliano! Assolutamente, maratona dedicata al Natale. Quest'anno, i regali di Natale, sceglieteli da noi. Lunedì 20 novembre dalle 18 alle 21 e martedì 21 novembre dalle ore 17 alle 20 vi offriremo delle imperdibili opportunità per regalarvi o regalare quei doni preziosi che rendono il Natale un'occasione particolare. Vi aspettiamo, non mancate! Benissimo, allora cominciamo, boom! Ha sprombattuto. Cominciamo con, mi raccomando, eh, segnate queste date perché saranno importanti. Partiamo così presto perché così riusciamo a mandarvi, a spedirvi eh, ciò che scegliete proprio in tempo per fare i vostri regali di Natale, regalarli o regalarloveli, come si diceva. Allora, ehm, la grandezza, l'importanza di San Marino credo sia nota ai più e abbiamo ogni trasmissione, da un mese a questa parte, un po' meno, eh, dato, nella trasmissione giovedì, dato la possibilità di scegliere delle eh, acquisizioni che abbiamo fatto a condizioni molto particolari, potremmo definirli stock e non sia in senso limitativo, con dei prezzi che sono mediamente del 30% al di sotto di quanto dovrebbe essere la richiesta. Lo dichiariamo riguarda un numero minimo di lotti ma di soddisfazione e avete finora eh, saputo approfittarne. Nella serie di San Marino, nelle pagine San Marino, nei cataloghi San Marino o indipendentemente da quello che siano cataloghi e pagine perché eh, ognuno può avere la sua struttura, ma mancavano dei foglietti di questo genere. E allora per il 75 anniversario UPU che non è Ilaruccello, Upupa Ilaruccello, come scriveva credo il Montale, ma è Upu, cioè Unione Postale Universale a cui San Marino eh, ci mancherebbe se non aderisse, e eh, con, questa, eh, con questi foglietti che nel 1951, se vi dicessi periodo della Repubblica. Direi un'obvietà, ma peccato che San Marino è il periodo della repubblica dalle sue origini, addirittura dal, dal periodo dal, dalle persecuzioni dell'impero romano, potremmo definirla con tale, in tale contesto, fondata proprio voluta da, un, da uno spaccapietre che era San Marino. Allora, un santo, eh, comunità cristiana. Allora, vediamo questi bei foglietti, prima volta che li presentiamo, serie attenzione di tre valori tre valori e con San Marino andiamo a considerare proprio l'importanza del 75° anniversario. Vediamo il primo foglietto, qui noi l'abbiamo collocato all'interno di queste taschine, non sarà un problema, signor dice "Ma come dove posso metterlo?". Eh, potremo offrirvelo in questo modo. Il primo abbiamo avvicinato anche i valori le visti sì, benissimo, benissimo. Andiamo a vedere il secondo e il terzo. Quindi sono parte della scelta. Dici ma questo è Alessandro uguale all'altro? No, questo non è dentellato come foglietti, I foglietti hanno sempre un importante ruolo di ulteriore eh, aspetto, se vogliamo, iconografico, passatemi il termine, cioè diventano le pietre miliari delle diverse serie. Quindi il foglietto diventa per i Papi, specialmente per San Marino e per la città del Vaticano e per gli Stati Uniti d'America, soprattutto per queste realtà, l'Italia anche, ma un, meno, eh, ma un po' meno: avrà queste caratteristiche più rappresentative da collezione. Vediamo il terzo, il precedente dentellato: questo non dentellato, dentellato ancora per la posta aerea. Mi avvicini, ogni, ogni singolo, ecco perché chiaramente ne dobbiamo considerare l'integrità, vedete? E questa è un'immagine delle, delle carrozze che muovevano, non so, da San Marino a San Leo, al monte, eh, da Monte Titano a scendere verso Rimini. Eh. Allora, siamo nell'Ottocento come atmosfera. 1951, tutti e tre i foglietti, attenzione, tutti e tre i foglietti, Richiesta di 975 euro è la proposta numero 20. 975 c'è chi ha raccolto foglio per foglio, pagina per pagina. Noi le abbiamo tutte questa serie perché la serie è composta da tre valori, eh, tre differenti valori foglietti di posta aerea per tutti e tre, attenzione ho indicato posta aerea quando abbiamo visto questo sono tutte e tre di posta aerea con i 200, con i 200 e con i 300. 200 dentellato, 200 non dentellato 300 dentellato. Benissimo, numero 20, andiamo a vedere ancora un altro foglietto, una nuova serie ancora di questo stock, chiamiamolo così, dedicato a San Marino, ci avevate un po' tirato le orecchie dicendo ma io non vedo mai presentare San Marino, eh, da ragazzini molti se lo ricorderanno, eh, chi più o meno è il nostro coetaneo, eh, dice: ah, ma i francobolli San Marino sembravano degli stati lontanissimi, magari non per chi abita in Emilia Romagna, no? ma collezioni veramente che avevano qualcosa di esotico. Ma era anche meritato perché eh, le missioni di San Marino sono sempre state molto attente, fino anche negli anni 90, per dire, però certamente andare sugli anni 50, andare agli inizi del Novecento, eh, diventano ulteriormente di giusta considerazione. Andiamo a vedere foglietto successivo, entra un'altra serie, quindi avrà un altro prezzo, un altro numero, come un po' i francobolli della, della Sudafrica ebbero effigie triangolare. Attenzione ricordate che la storia della Filatelia si muove veramente dalla Svizzera all'Inghilterra, all'Italia, agli antichi stati italiani che formeranno l'Italia o preunitari quindi a quelli che sono luoghi il Brasile, che fu uno dei primi, tra i primi stati. Eh, quindi le colonie sudafricane. C'è veramente una varietà, I Mauritius, eh, ci sono veramente delle, delle caratteristiche globali. Vediamo questa scelta, perché ricorda veramente un po' il triangolo di, del Sudafrica, di, di, di storica memoria, di storico apprezzamento, per San Marino sempre, parliamo di giornata filatelica, il foglietto della giornata filatelica, pensate, mediamente un 30% in meno. A 1300 euro di richiesta, la giornata filatelica, quella del 1952. Varietà botaniche si intrecciano e posta aerea, celebriamo, si dà sempre maggiore forza all'idea della posta aerea, si sottolinea ulteriormente la forza della posta aerea proprio nel momento in cui ci si dirige verso delle, delle serie apprezzate. Quindi 200 lire per il 1952, ricordiamo anniversario UPU del 75 anniversario dell'Unione Postale Universale invece del precedente 51. Proposta numero 21, 1300 euro. A proposito di foglietti, signori, attenzione, a proposito di foglietti, eh, mi sto accorgendo che il tempo vola e devo arrivare proprio a mostrarvi delle. Incredibili in realtà, mamma mia, come sono indietro, come mi sono rallentato, Cristina. Ero distratto, eppure abbiamo fatto il possibile per presentare in velocità le diverse scelte, ma va bene, ci mancherebbe, ci mancherebbe. Benissimo, allora attenzione perché è un flash, chiamiamolo così, perché da tempo, beh poi mi ripeto un po' nelle cose, mi accorgo in questo caso, ma quando è la realtà che da tempo mancava. Allora, i viaggi... Stiamo, San Marino viene in mente Vaticano, d'altronde nel nostro catalogo... San Marino e Vaticano sono contemplati assieme. Quindi è giusto: Santa Sede, eh, Città del Vaticano, San Marino. Allora abbiamo da offrirvi per il 1985 Giovanni Paolo II il libretto dedicato alle affrancature per i viaggi del Papa tutti autentici, originali ovviamente, addirittura all'interno del cartoncino eh, del libretto si parla di tariffe postali per l'interno della città di del Vaticano, per l'Italia, per oltre l'Italia, guardate le diverse tariffe, i francobolli sono qua all'interno del libretto, vedete. Il foglietto è un qualcosa di, 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 di piano, come avete visto, il libretto invece conserva e contiene Franco Bolli. E qui troviamo anche la sovrattassa di trasporto aereo. Quindi è proprio un'indicazione postale. Se oggi andate a Città del Vaticano questi non li trovate. Giovanni Paolo II, 1985. Non è finita. A questi viaggi del Papa un carnet. Per i Francoboni, il Viaggio del Papa, segue è quasi natalizia questa serie, eh, segue, offriamo. Quindi entriamo nel mondo di Papa Voetiwa, di Papa del, del, del santo, eh, Papa Voetiwa, che dedicò quindi coevi, attenzione, missioni ufficiali vaticane di quell'anno, non successive missioni, riproduzioni ulteriori, assolutamente no, che andò a dedicare... Poi ti do i... un attimo solo, nel 1987 la traslazione delle reliquie di San Nicola, San Nicola di Mira a Bari. San Nicola di Mira, il santo che venne traslato, San Nicola, eh, al quale venne costruita appositamente la chiesa di Bari, che viene rappresentato nel nord Europa come Babbo Natale. Ci eh, sono diverse effigie, guardate, se le visitiamo sono bellissime. Attenzione, tutti autentici, originali e non facili a trovarsi. Guardate, guardate la dentellatura, ovviamente non della perforazione perché non è ancora dentellato, non sono staccati, quindi parliamo, qui avviene, qui troviamo il momento in cui vengono consegnate le, le reliquie, le sacre reliquie. Allora, le, le sacre reliquie vennero traslate nel 1087, dopo 900 anni nel 1987 vengono celebrati questi, con, queste, con questi foglietti, tale avvenimento. Guardate, bellissimo. Direi anche natalizio, se mi permettete, forse dovevamo portarlo la prossima settimana. Andiamo a vedere l'altro foglietto, l'altro foglietto, perché vediamo i viaggi del Papa. Vediamo la traslazione delle reliquie di San Nicola di Mira a Bari, vediamo l'altro foglietto sempre relativo alla traslazione, qui si vede il miracolo di San Nicola che redime il padre e salva quindi tre giovinette dalla cattiva strada, come si vuol dire, e vedete altro foglietto, altro foglietto che partecipa a tutto questo. Quindi abbiate modo di poter apprezzare, di scegliere, di avvicinare la specificità di quanto stiamo vedendo e non è ancora finito, certo vi darò subito il prezzo e subito la possibilità di sceglierlo. Bellissimi, lo so. Eh, ma la prima volta, signori, la prima volta chi colleziona ad esempio, ehm, Giovanni Paolo II avrà questo è un mancolista, così si potrebbe definire. Andiamo a vedere il terzo, sempre relativo allo stesso avvenimento, celebrato appunto nell'87, e qui vediamo San, San Nicola fu. Intanto era il santo a cui ci si invocava per i miracoli impossibili, ma era anche l'immagine di colui che difese, era il santo dei naviganti, eh, salvò dalle tempeste, a lui ci si invocava. Ecco perché eh, i navigatori baresi pensarono bene di trafugare le, le spoglie dall'Asia Minore, ma eh, gli, erano lì vicino, eh, sarebbero state molto probabilmente conquistate lì a breve dagli ottomani. Quindi diventava quasi una questione di, 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 anche di, di salvaguardia in quelle che le reliquie erano come importanza storica. La proposta per Giovanni Paolo II, Viaggi del Papa e traslazione delle spoglie di San Nicola, un carnet e tre foglietti, a 150 euro, l'anno 1985-1987, per la proposta numero 22, signori. Proposta numero 22. Datevi modo certo di entrare, o qualche chiamata. Vi ricordo: quando riusciamo ad acquisire delle serie, delle collezioni, abbiamo già detto. Eh, ci muoviamo proprio un po' in parallelo cercando di, 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 di averne il più possibile. Ho qualche chiamata, ma che arriveremo, mica si arriva a Natale qua, le diverse rappresentazioni di San Nicola, città del Vaticano, eh? pensate, vabbè non voglio speculare su certe cose, ma pensate quale sorriso avrà accompagnato nel vedere questi francobolli questi foglietti, eh? Eh, quale quale... Chi, chi possiamo immaginare, eh? quale sorriso va accompagnato nel vedere anche la, la bellezza, la, la, la gioiosa scelta di quello che può essere, di quello che è un, un tema importante, apprezzabile anche col sorriso per la vicinanza alle cose. Poi attenzione, non si tratta di qualche rito pagano, eh? si tratta delle poste vaticane, quindi apprezzabili e collezionate nel mondo. 150 euro, signori, 150 euro. Allora, torniamo e riconsideriamo questa proposta, possiamo rivederla ancora un attimo, sì, la teniamo ancora un attimo perché stanno arrivando i Whatsapp. Chissà perché è sempre l'ora dei Whatsapp, quando, quando dopo le ore 23 il momento dei Whatsapp diventa saliente, decisamente saliente. E poi abbiamo la posta aerea certamente, poi abbiamo il K2, abbiamo delle, delle scelte impeccabili, imperdibili, come si vuol dire, vai? non è uno slogan. Non è assolutamente uno slogan. Allora. Andiamo, grazie, grazie, torniamo a noi perché veramente il tempo è tirannissimo. Andiamo a vedere due buste record nei cieli. <coughs> Enrico, abbiamo la possibilità di mettere il nostro bel logo Record dei Cieli se è disponibile, perché ehm, di volta in volta stiamo portando alla vostra attenzione quelle, eh, quel collezionismo fatto da oggi si parlerebbe di performance letteralmente record nei cieli. È bellissimo, è bellissima, grazie, grazie e complimenti, un saluto carissimo, è eh? un saluto carissimo. Eh, complimenti e per la scelta, è bella, è molto bella questa del Natale, è molto bella. Mi raccomando, non dimentichi, caro, eh, caro collezionista, eh, eh, anche quelle serie di Egeo che abbiamo visto, eh, se non presenta l'ascolto in quel momento chieda veramente di vederla, ma adesso ci tengo a presentare questi record nei cieli andando alla busta che abbiamo attenzione, non questo, all'interno, chi è che ha detto questo? Eh no, non ho detto questo, eh, all'interno della nostra, eh, la scritta record dei cieli e d'altro va benissimo, all'interno del nostro eh, softbox. Quella che è praticamente qui accanto a noi, eh? va bene comunque, eh? nulla di male, però ehm, Ecco, allora, siamo al Steve Fossett, Steve Fossett con due record importanti, due buste, ne ho due questa sera, signori, ne ho due, due buste che hanno eh, viaggiato importantissime su un mercato internazionale anche. La vediamo ed è bella, bella come quel stratosferico aereo che ha accompagnato il volo di Steve Fossett. Di cosa si tratta? Allora, la proposta che stiamo vedendo è quello del primo volo non stop attraverso eh, il mondo. Eh, attraverso il mondo e il Global Flyer così chiamato del 2005, Stati Uniti con un 100% di qualità. 100% di qualità. Intanto ricordiamo che James Stephen Steve Fossett è stato un aviatore, navigatore. Potremmo definirlo avventuriere statunitense. Intanto. Una persona con le buone disponibilità, mercato di materie prime, servizi finanziari e poi recordman, primo pilota ad aver compiuto il giro del mondo in solitaria senza scalo in Mongolfiera nel 2002. L'aeroplano dello Smith Valley nel Nevada. Sarà purtroppo la fine, ma ci saranno altri record perché si, si disperderà nel Nevada e non si ritroverà eh, il, il suo corpo. Questo nel 2007, ma quello che noi oggi andiamo a vedere è il 2005, e nel 2005 avrà il primato solitario a bordo di un aereo. Allora andiamo insieme a vederne un attimo le caratteristiche di questa busta. Dove eh, troviamo l'indicazione, poi vedremo anche un certificato che è un plico straordinario, straordinario proprio nella lettura di quanto eh, andiamo a offrirvi. Allora, Steve Fossett, attenzione: queste buste 236, 236 su 500 indicano perfettamente il numero delle buste trasportate a bordo di questo aereo. Partenza il 28 febbraio del 2005, 28 febbraio 2005, ne vedete anche l'indicazione, con l'arrivo il, eh, il 3 marzo del 2005. Decollo Salina nel Kansas, atterraggio Salina nel Kansas, distanza coperta signori, 36.817 chilometri. Durata del volo, 67 ore, 1 minuto e 10 secondi. La firma, il numero della busta volata: Salinas, il francobollo americano, i, i, i timbri, ovviamente, e eh, gli annulli. E questo era l'apparecchio, ma soprattutto guardate che cos'è quello che adesso vi mostro. Vieni pure con me, anzi, sto in piedi perché di fronte a questi record non si può non stare in piedi. È una sola chiamata, signori: non ne ho viste altre possibili. Sono distribuite nel mondo e i collezionisti le tengono strette. 100% di qualità, 2250 euro e la proposta numero 23. Siete in tempo, signori, mi rivolgo proprio a chi magari ha già iniziato un percorso in tal senso. Ho voluto portare apposta queste due buste legate ai record dei cieli. Vediamolo, andiamo un attimo, sfogliamo. Vieni sul, sul certificato, ti prego. Intanto l'indicazione... Il numero è il numero 23, signori. Come proposta di Global Flyer, scendiamo la busta, allegati: la qualità 100%. 100%. La fotografia, la firma in verde di ulteriore eh, autenticità, eh, ovviamente così autorevole. Le caratteristiche tecniche, le caratteristiche. Qui abbiamo più richieste, signori. Più richieste e la proposta numero 23. Sì, 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 sì. Grazie. Complimenti, Angelo, me lo lasci dire. Complimenti. In conferma, non chiamino più, signori. Sui record, l'altra settimana, l'altra settimana, su una busta che venne confermata, eh, che è stata confermata, ci chiamarono, ci vedevano in streaming fuori dall'Italia. Eh, non sto sempre a dire, ci chiamarono da fuori dall'Italia, ma non per Monaco di Baviera o Monte Carlo o Francia. Quindi sono. Eh, L'italiano lo capisco, non lo capisco, non lo so. Io parlo in italiano, no? In questo caso, viene vicino, vicino un attimo. Faccio vedere: momento culturale perché la busta è già confermata. Eh, mi sono complementato di persona, mi permetta, no? Nome di battesimo, mi permetta perché è veramente giusta questa acquisizione. Scendiamo in basso, vediamo e andiamo a sfogliare ulteriormente. Guardate la straordinaria testimonianza. La straordinaria testimonianza di quello che va a dichiarare, viene proprio allegato, la fotografia, eh, ciò che diventa che è questo certificato. Andiamo avanti perché il tempo è tiranno, voglio subito presentare la seconda e ultimo eh, record, perché signori Averne, questi una volta confermati non, non li troverò, cioè si, si troveranno, si troveranno sui mercati eh, di... di, di eh, Vorrei dare, ecco in questo caso, mi permetto io di dare una prelazione a chi ha scelto il precedente. Lo faccio perché mi spiacerebbe che venisse separato. In quanto abbiamo, andiamo subito a collocare eh, l'altra eh, possibilità: abbiamo tra l'altro sempre una condizione molto molto particolare e valida. La scelta, sempre su un'altra impresa di Steve Fossett che adesso prima la vediamo, è eh, un attimo solo. Che attenzione Il World Glider Altitude Record, un record di altitudine. Ne avete visto prima una fotografia originale con tanto di firma? Allora, le buste in tutto furono 206, eccolo qua. La, eh, il francobollo è della Repubblica Argentina, perché eh, per questo volo nella stratosfera verrà utilizzato. Un aliante, in aliante quindi, attenzione, record di altitudine in aliante, il pilota Steve Fosset sempre e copilota Eynard Ennevolson. Qui abbiamo da mostrarvi, eccola qua, ancora vieni proprio con, anche qui abbiamo un plico importantissimo, sempre sul 100% di qualità, 100% di qualità. Vedete, record assoluto uh, di altitudine e il calafate, qui si usava la, mh, la wave, un'onda, eh, a vedere un attimo anche me, un'onda ascendente al di sopra delle Ande, ecco perché se andava in Argentina dice cioè che bello, così facciamo un giro già che siamo là. C'erano proprio dei motivi validi che potessero lanciare in altitudine l'Aliante. Torniamo pure a vederlo, calafate in Argentina. Le coordinate take off il landing, la partenza e quindi il ritorno. I piloti, firme entrambi 206 il totale delle buste 206 il totale delle buste, andiamo a vedere anche gli annulli. La data, siamo nel 2006 in Argentina. Vi faccio vedere da cosa è corredata questa busta straordinaria, e siamo attenzione, a soltanto. 630 euro di richiesta, mi raccomando perché potrebbe accadere di trovare qualcosa di analogo, cioè di vero, di autentico, una di queste 206 buste a 2.000, 3.000 e ancora di più. Quindi attenzione, veramente mi sento una chiamata soltanto, mi sono permesso di dare una prelazione, almeno finché sono in presentazione. A chi ha saputo scegliere, eh, non sono di parte, magari, così dal punto di vista di, anche di simpatia e di, e di fedeltà lo sono un attimo, ma dovrei esserlo anche con più persone. Però è bello chi ha scelto, eh, chi sta entrando in questa, eh, in questa testimonianza eh, apprezzata del mondo eh, che abbia la precedenza. Allora andiamo a vedere un attimo, guardate, intanto i due piloti che hanno firmato, questo è emesso da, da loro, è proprio relativamente anche alle 206 buste, l'Aliante con il, questo Steve Fossett, con i due piloti. Grazie, 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 perfetto. Dai, ovviamente Cristina conferma del tutto, cioè conferma della venuta ricezione nostra. Non dobbiamo farlo perché è questione di secondi e poi arrivano eh, chiamate. Questa volta è stato più veloce, mi fa immenso piacere l'annotazione, la testimonianza, un ulteriore certificato di autenticità conservato all'interno eh, di questa, questa tasca, di, di questa pagina, con tutte le caratteristiche, ma chiaramente non poteva mancare anche questa realtà, cioè il certificato al 100% di qualità, scendiamo, scendiamo, apri pure l'immagine. Eccola qui, e andiamo a vedere anche il, quella che è la storia. Eh? Vedete? Tradotta ovviamente. Nella stratosfera senza motore. Il Perlan era il nome del, dell'aliante, tutte spaziali della NASA. Questi, cioè, i, ci sono Virgin, Ci sono delle realtà. Che so, cioè, ci sono dei, scusate, ci sono dei miliardari che collezionano queste cose. Non lo dico per classismo, eh? attenzione, non lo dico per classismo. ma questa è una fortissima attrazione e siamo sempre nell'ambito della filografia, della filatelia dei record, delle buste, delle lettere, del, di quello che è il, comunque il mondo eh, relativo anche ai Francobonni. Cioè nella stratosfera portarono cosa? Come cimelio da ricordare? La stessa cosa che fece Balbo, cioè portarono. Eh? delle buste affrancate e non stiamo parlando del volo dei fratelli Wright, del primo volo a Londra Windsor o del primo espresso o secondo di posta aerea eh, Torino-Roma o Napoli-Palermo che hanno il loro valore storico si immaginava che nel 1917 si utilizzasse quello stiamo parlando del 2005, del 2006 stiamo parlando dei cosmonauti nello spazio, delle stazioni soyuzche russe che aprono eh, uffici postali lassù per avere una testimonianza tangibile, non soltanto dei file o delle mail scritte nel, non nel nulla, ma su una cosa su una stampata che poi non può testimoniare la stessa cosa, non, non è allo stesso valore. Ecco perché reggeranno sempre. Ecco perché. Vogliamo invitarvi fo con forza a queste scelte. Come vogliamo invitarvi a vedere, vieni a vedere questo francobollo perché adesso mi scriverai, caro Enrico, ti prego, capolavoro. Perché questa sera vi ho portato signori dei capolavori. Grazie, ovviamente, sempre al vostro ascolto. Ci mancherebbe, eh? Ci mancherebbe. Allora torniamo e andiamo a indicare assolutamente questa realtà così importante. Questa realtà così importante. Questo che andiamo a vedere adesso, ti prego Alberto, abbiamo 20 minuti, devo far vedere almeno due francobolli. Due francobolli devo far vedere. Perché qui stiamo andando a vedere, ecco, grazie, bravissimo Enrico, bravissimo. Stiamo andando a vedere sua maestà, visto che si parla di voli, aerei e tutto il naturale uno dei più importanti in assoluto anzi facciamo vedere tre di queste cose facciamo vedere ancora tre francobolli straordinari questo è il, uno dei più importanti naturali che è il K2 il non emesso eh? il non emesso del K2 ci furono diverse teorie sul perché, guarda Cristina benissimo questo, sul perché del non emesso eh? ci furono quale ti serve? Te l'ho dato già? Sì, sì, te l'ho portato io lì prima, ero sicuro, te l'ho lasciato lì, quindi controlla bene tutto, c'è cioè, al 100%. Il, eh, al centissimo per cento, l'ho messo io lì, quindi me lo ricordo bene. Allora, K2, K2, la storia in breve è eh, la storia così importante proprio della citazione e della narrazione di quanto stiamo vedendo. 31 luglio del 54 alle 18, ore 18, compagnoni la Cedelli raggiungono gli 8611 metri del K2, la seconda montagna più alta al mondo dopo l'Everest. Fondamentale l'apporto di Walter Bonatti che non ricevette il giusto merito, anzi venne accusato. Lo dico perché questo potrebbe essere una delle variabili. La patì molto questa accusa e soltanto anni dopo verrà riconosciuta non solo la sua buona fede, ma l'ingiusta, eh, l'ingiusta accusa che gli fecero eh, di non essere tempisticamente ai campi base, eccetera. Comunque fu la montagna degli, degli italiani. L'emissione venne bloccata nel 1955, viene decisa l'emissione di questo francobollo, bloccata. Forse per motivi politici, forse per le accuse in corso e anche a quel punto attività diciamo, da parte degli avvocati, giuridiche eccetera. No, 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 stai sul francobollo perché ne lo vedi una volta all'anno, una volta ogni 10 anni in francobollo così. Scelti i bozzetti, il francobollo era completo, pronto, andava soltanto più eh, dentellato o, o forse... Verrà tagliato e scelto proprio in questa forma, senza dentellatura, molto probabilmente fu così, ma non viene emesso. Un'altra voce, come tale, verrà poi emesso nel 2004 un altro francobollo. Ma una voce come questa sarà anche data forse dal fatto che Pakistan, bandiera islamica, a destra, la, la, alla stessa altezza, il simbolo dell'Italia. Eh, e questo, ovviamente, no, questo avrebbe potuto portare visto che c'era una connotazione anche religiosa, delle opposizioni dicono, eh, non so se sia una fake news o meno, ma dicono che non andava bene quell'immagine, che un governo di certo tipo, cioè diciamo in Italia, con un certo tipo di tradizione, di immagine figi, non poteva essere messo alla stregua su un francobollo italiano in questo genere. Giusto o sbagliato che sia, sia nel senso di crescimento, perché poi il Pakistan è nazione del K2, quindi fondamentale come tale rappresentazione, non vede forse gradito e come tale non ebbe emissione o forse il fatto di Walter Bonatti non si può sapere. Notizie così eh, mai, mai troppo chiarite. Fatto sta che oggi questo è uno dei naturali più importanti al mondo. Questo naturale del K2, giustamente capolavoro il prova del non emesso, francobollo naturale a 70% di qualità con una l'hai trovata poi Cristina? Benissimo. Con una richiesta, attenzione, di 25.465 euro. Viene anche indicato la proposta per i K2, attenzione, e la numero 18. Viene anche indicato il decreto presidenziale, eh, quindi, attenzione, sarà un francobollo che non rimane a livello di prototipo, Sare, sarebbe stato pronto per essere. Eh, oppure poi dentellato, lo so perché verrei, eh, sarà stato probabilmente immaginato anche su foglie che eh, cui avrà avuto eh, seguito o immaginato un seguito, ma questo rimarrà la prova, questo rimarrà il francobollo, questo rimarrà il non emesso. Prova del francobollo non emesso, le prove ovviamente non sono mai dentellate. Decreto presidenziale 585 del 21 giugno del 1955. Scendiamo in basso e andiamo a vedere, ecco le caratteristiche, la fotografia, la straordinaria qualità portata al 70%. Andiamo a vedere un altro francobollo, perché se parliamo di K2 cosa viene in mente? Viene in mente i gronchi rosa. E io vi voglio presentare una quartina di gronchi rosa, mi tiene un attimo il K2, scusate la mia velocità ma ho 20 minuti scarsi. Basta un minuto per poterlo confermare, vi faccio vedere i due top, i due top lot che abbiamo, chiamiamoli così, eh, vi vado a mostrare proprio queste importanti possibilità. Queste importanti possibilità legate alla quartina del gronchi rosa. Signori, visto che si parla, qui in effetti venne messo, ma salvaguardare una quartina di questo, di questo tipo significa molto più che sommare quattro gronchi rosa, o perlomeno non certo inferiore. Quindi attenzione signori il 205 lire Gronchi Rosa ne abbiamo parlato molto noi Gronchi Rosa eh, chiedo scusa se non mi ripeto ma in questo momento trovo saliente andare a raccontarvi a citarvi la possibilità del 65% del 65% come qualità 65% come qualità e una richiesta di 7.140 euro proposta numero 19. In un certo senso anche questi sono dei record, signori. In un certo senso anche questi sono dei record. Certo poi torneremo a rivedere Geo, eh, scusatemi. Ma teniamo un attimo questa proposta e poi voglio mostrarvi anche l'importantissimo penny black. Vediamolo signori, chiedo scusa per la mia velocità di presentazione, mi sta troppo a cuore il poter eh, mostrarvi i capolavori di questa sera. Chiedo solo un attimo di poter mostrare il Egeo Sant'Antonio, è una richiesta senza impegno, quindi non do prelazione, però è la bellissima collezione di Egeo Sant'Antonio, io vedo male ma forse è il mio riflesso. Ah ok, è il mio riflesso. Ah sono io, certo. Andiamo a vederlo, allora Sant'Antonio la proposta. Ce l'aveva Enrico comunque, perché la proposta che chiedo a Enrico, c'è la nostra regia, ce l'abbiamo qua davanti, Sant'Antonio del dell'Egeo. Ehm, è la proposta numero 13, a 630 euro, 70% di qualità. 70% di qualità. Attenzione, guardino anche. E qui si deve leggere un po' tra le righe. Guardino anche, intanto grazie, 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 eh? ancora e complimenti. Grazie e complimenti. Il Sant'Antonio, mi fai vedere i certificati, ti prego, in basso scendiamo a vedere. Tutti i valori sono qui rappresentati. Sovrastampato Isola Italiana dell'Egeo, Sant'Antonio, tutti e sette i valori. 630 euro. Io dico, legano tra le righe. Cosa vuol dire? Non solo il primo e il secondo valore più elevato, ma tutti i valori rappresentati sul certificato. Tutti i valori dichiarati sul certificato. E allora vedete un po' cosa, cosa si può perdere a 630 euro. No, chi ne ha fatto richiesta, ringrazio, ma non ha chiesto prelazione. Certo, mi fa il piacere potervi invitare in tal senso, ma in questo caso eh, lo rivediamo e ne possiamo dar voce. Bene, signori, attenzione, prepariamoci ancora alla successiva proposta. Siamo, stiamo sempre con la regia. È eh, un attimo solo. Stiamo sempre con la regia. E quello che andiamo a mostrarvi adesso, e facciamo proprio lo spazio che merita, lo spazio che merita, andiamo a, presenta, a dare lo spazio che merita, vi presento finalmente, grazie per l'inquadratura, finalmente vi vado a presentare un penny black signori un penny black un penny black capolavoro vi devo dire che questo in assurdo grazie per la seconda chiamata sul foglietto di gronchi rosa su sui quattro valori ma non, non più disponibile Penny Black, senza annullo, nuovo, non annullato né con Croce di Malta né con altro, ovviamente rosso o nero che sia, nuovo. Ha tracce di linguella, ma questo è il protagonista, questa è l'origine di tutto. Questo è il Penny Black con un 80% di qualità. E vi devo dire E vi devo dire, signori, che con questo 80% di qualità è più facile che vada in conferma questo Grazie per le altre conferme. C'è stata un'altra chiamata per i foglietti del Papa, va benissimo. Fate col centralino, va benissimo. Andiamo a vedere il nostro certificato. Guardate quelle firme in verde: sono ulteriori riconferme di qualità. Ovunque perché questo è un pezzo da museo, come se gli altri non lo fossero. Ma ci mancherebbe. Vi ho detto che stasera avremmo portato queste incredibili cose. La richiesta per il penny black all'80%. Avete visto le coordinate, le due lettere, la R e la I? In basso, no? Accanto a One Penny, RI, lo spazio che occupa una ordinate del foglio, poi tagliato senza ovviamente dentellatura, doveva venire successivamente col Penny Red la dentellatura. La seconda emissione del Penny Red, la seconda, insomma, quello dentellato. La richiesta, signori, di 30.800 euro. La proposta è la numero uno, il primo francobollo al mondo e attenzione quale francobollo. È giusto poter immaginare, poiché avevamo più richieste da più persone, e non sto assolutamente dicendo una cosa né esagerata né strana, la, il taglio salomonico, o meglio l'aggiudicazione, la conferma salomonica doveva avvenire con presentazione televisiva. Non si tratta chiaramente di un'asta dove 30.800, poi arrivo io e offro 33.000 e no. La prima chiamata sceglie, vince, sceglie di vedere, la seconda chiamata lo perde o al limite una lista d'attesa qualora la prima chiamata non andasse a buon fine, perché si deve sempre tener conto di tutto e nelle facoltà e nelle possibilità di chi sta scegliendo. 30.800 euro signori per la proposta numero 1. Mi fa piacere oltretutto poter far saggiare e conoscere, alcuni lo conosceranno già, le stime possono essere sotto gli occhi di tutto con due semplici calcoli o anche saremo noi pronti a darvele. L'importanza e il valore che ha il penny black, tracce di linguella, ricordiamolo, tracce di linguella, questo va a influenzare il prezzo, 30.800, trovarlo senza tracce di linguella è una cosa non dico impossibile ma veramente rara e trovarlo a questa condizione. Può non avere tracce di linguella ma non avere una qualità dell'80%. Di conseguenza si può anche comprendere l'importanza, il valore e l'apprezzamento collezionistico anche su quelli annullati con Croce di Malta, ad esempio, ovviamente con debite differenze e debite proporzioni nel prezzo. Io credo signori di avervi potuto, e siamo ancora, ancora nel vivo. Cosa abbiamo? Cinque, quanto abbiamo? Mi dai il tempo esatto? Perfetto, va benissimo, va benissimo. Abbiamo ancora tempo di valutare, di vedere. Avevo portato con me Trieste, ma martedì faremo vedere Trieste perché avevamo la prima serie MGVG, avevamo della bella, delle belle possibilità. Eh. Però il la scelta adeguata, eh, in tal senso eh, ci permette proprio di invitarvi a considerare questa possibilità, cioè di entrare Facciamo rivedere anche K2, ti prego, perché stiamo oscillando un attimo. No, non, quelli confermati signori non vado a mostrarli. Allora, attenzione c'è una richiesta che chiede di vedere, è confermato, eh? la persona che saluto nuovamente sa perfettamente che ha prelazione di scelta. Facciamo una cosa che generalmente non si fa, ma lo facciamo a livello di cultura. È già confermato, ma chiedono di rivedere la quartina del, ehm, del Gronchi Rosa già confermato quindi chi l'ha scelto sia tranquillo eh, non mettiamo nemmeno il prezzo perché così eh, facciamo solo vedere come testimonianza di una rarità nella nel, addirittura nell'angolo nell'angolo di pagina eh, che ha del pazzesco angolo di pagina basso come vedete con quelle ondulature, e eh, eh, lo immaginavo, lo immaginavo che erano curiosi di vedere anche la carta, poi le stelle, la filigrana anche sulla carta, che accompagnava nello stesso colore, rosa, violetto, rosa, eh, il rosa intenso, il, il bordofoglio. foglio. Ha eh, eh, ragione, ha ragione, grazie, un grande collezionista, non sono riuscito ad arrivare in tempo, almeno vedo, complimenti per chi è arrivato per primo. Rivediamo il K2, che la proposta numero 18, il non emesso, prova non emesso, ma entra di diritto nel, nel novero, anzi nella prima pagina, prima pagina della Repubblica per quanto concerne i naturali, prima pagina dei naturali, il nostro album della Repubblica. Il, il grandioso, grandioso K2 non è messo, 25.465 euro la proposta numero 18, 18. Eh signori, eccola qua. Ritorniamo a vedere perché ce l'ho qui con me, abbiamo fatto tabula rasa di tutto, il K2 è un po' più distante, non lo vedete in questa telecamera perché è collocato un po' più in là, abbiamo una terza telecamera, ma è qui si raggiungibile. Rivediamo con l'ausilio della nostra regia il favoloso Penny Black, Sua Maestà la Regina Vittoria, numero uno, come dato di fatto, signori, il mondo sta costantemente e costantemente orientandosi verso il collezionismo. Le notizie sono tutti i giorni, basta saperle leggere, oggi poi specialmente si legge in modo molto esplicito. No? Eh, guardate che il, il collezionismo cioè di qualità, i numeri uno, da Leonardo, eh, adesso andiamo a cavalcare la notizia del giorno, al penny black, cavalchiamo la notizia del giorno, anche perché... Un giorno mi piacerà, ovviamente cose pubbliche, se no non si potrebbe dire, di private ne ho altre, ma non le dico ovviamente, fare un parallelo fra i grandissimi collezionisti del mondo dell'arte, della numismatica e della filatelia assieme. Ci sono più di quanti si immaginano e un giorno sarebbe bello dirlo, no? perché nella negatività di, di eventi, no? a volte questo è, non, si, non ci si smarrisca. C'è un grande collezionista che ha preso un, un vero e proprio beh, un manager, un industriale eh, che ha scelto uno dei francobolli più importanti al mondo, poi ha dato lui il nome, ovviamente, quindi si è rivelato, ed è un bravissimo eh, famiglia di calzolai, che fa delle scarpe straordinarie da donna. Lui è stato uno dei grandi acquisitori collezionisti. Per dire quando ci sarà quel signore, no, veramente newyorkese, eh, scelte specifiche su Francobollo. Di notizia che si può leggere tutti i giorni, quindi attenzione perché la conferma su questo capolavoro che giungo che abbiamo visto e tutto eh, sia veramente pronta. Adesso sento che state messaggiando, parlando, eccetera. 30 secondi sono i saluti. Vi saluto su Penny Black, gli altri grazie per le vostre conferme, per la presenza, Cristina, Enrico e eh, il nostro bravissimo Paolo che ha finalmente bloccato la telecamera. Molto bravo. Grazie Enrico, eh, come sempre molto paziente con le mie frette a volte le mie velocità. Mi raccomando domani sera in mia compagnia e con Fabrizio Numismatica. Vi aspetto domani sera venerdì dalle 21 alle 24, vi aspetto non mancate. Buonanotte a San Nogea e da Bolaffi.